Buongiorno, buongiorno. Come andiamo? Parlando di decreti di cazzi, ho riletto la questione, no? Quella. Chi c'era ieri sera inizio live sa che ho seguito il buon conto e un saluto che ci segue sempre. Però non ho capito una Madonna ieri sera. Cioè, ho capito, ma le cose che effettivamente erano interessanti non le ho capite. Allora ho letto stamattina e continuo a non aver capito. Quindi sono stupido, purtroppo, e ho bisogno di una mano. Grazie a Play Studio per i 23 mesi. E Perfudens per i suoi 19. Condividiamo, sì. Grazie. Alex Candy. Alex Candy. Grazie a lui per i 12 mesi. Grazie a Danin. Buongiorno, signor Gattone. Che questo sia solo l'inizio di una fantastica avventura verso l'infinito ed oltre. Grazie mille. Grazie anche a Shiri per i 31 mesi. Non sta partendo live train? Chi se ne frega? Rinnovate tutti perché vi ringrazio tantissimo. Dai 18 potrei tornare a fare allenamento con la squadra. Sì, ma quello lì da un metro di distanza. Che poi che cazzo di allenamento è? Boh, vabbè. Boh. Allora. Hanno riscottato un Leila. Riscottato, ecco voi. Leila. Scusatemi. Tenendo da solo. Sì, ma ci sono. Aveva parlato anche delle cose sportive. Ma lì non me ne sbatte un cazzo perché non ho persone con la quale allenarmi. Grazie mille a Dali. Per i 2 mesi siamo a due come le dita della mano dopo averla stretta a volpolo. È partito anche l'hype train, quindi non c'è momento migliore per rinnovare se non questo. Rinnovate, fanciulli, rinnovate. Giocheremo un'oretta ad Animal Crossing e subito dopo ci dedicheremo a Monkey Island 3, ovvero Curse of Monkey Island. Grazie mille al Pase, avrei dovuto laurearmi la settimana scorsa, ma a causa coronavirus è andato tutto a luglio. Credo una benedizione sperando che questa volta vada tutto bene. Tantissimi auguri a lei. Grazie. Allora, faccio così intanto e vado a leggere quello che mi turbava. Allora, leggo. Quindi non sto sbagliando, sto leggendo dal Corriere. Sì, ok. Spostamenti. Due punti, no, non è due punti, ma va a capo. C'era il grassetto, il titolo, vabbè. Saranno consentiti, aperte virgolette, solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Ma si considerano necessari spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e di distanziamento e vengono utilizzate le mascherine. E dunque ci si potrà muovere all'interno della propria regione di residenza, ma soltanto per questi motivi. Per andare in un'altra regione bisognerà invece avere, vabbè, chi se ne frega. Ma che vuol dire? Cioè, io quindi posso andare dai miei. Il compleanno di Ofelia oggi. Bella Ofe. Ok. Ok, io adesso ho il permesso di andare a trovare i miei. Credo lo utilizzerò, adesso vediamo. C'ho ancora il regalo di compleanno di mio papà, io tra l'altro qui a casa. A Cotechino mi ha mandato un regalo. Perché sto per ringraziarti con la rincorsa? Sono stato felicissimo del tuo regalo. Lo porterei sempre con me, anche in palestra e sotto la doccia. Intanto scopro come farlo. Goditi questo pensiero. Non mi ricordo cosa gli ho regalato. Vabbè, comunque, Brunella, ti ringrazio. Compri sempre le mie rape appena raccolto dalle nostre montagne dei germogli di bambù. Non me ne frega niente. No, no, non farlo ogni settimana, no. Cioè, pensavo semplicemente di portargli regalo, ma neanche. Cioè, magari scendere dalla macchina 2 minuti, salutarli, prendere del pomodoro e andare via. Che mia mamma fa il pomodoro. Però, al di là di questo, che non, ovviamente vorrei evitare contatti anche con loro per non rischiare, quindi non vorrei andare neanche per non portargli della malattia, ecco, che non ho, anche se tutta ieri che starnutisco. Vi rendete conto di quanto è pericolosa questa cosa? C'è scritto:
Non dovete fare party prima. A parte il fatto che state rinnovando, eh? Cliccate su abbonati tutti adesso. Detto questo, secondo me dare via libera per andare a trovare i parenti Sarà ardua. Perché già le teste di cazzo facevano quello che volevano prima. Adesso è finita. Sucia Capre, buongiorno signor Gatto, grazie per tutto il ficcante divertimento che ci regala ogni giorno. Grazie. Grazie anche a Ricky Priuz per i 29 mesi. E Luke Fer, che non mi pare di aver letto. Grazie. A nome del mare dei tesori di Volpolo, ti ringrazio per l'acquisto, è stata un'ottima scelta la tua. Questo è un quadro antico, pezzo unico. Ma vediamo un po'. Non sono messi rimborsi, chiaro, Volpolo. Teo, tonicissimo zio. Ho sentito che esercitare la mente va molto di moda oggi, ma non so se hai capito bene. Significa forse che abbiamo dei muscoli anche nel cervello? Santo cielo. Santo cielo, Teo. Oh, quanta merda c'ho in tasca. Allora, questo è... Vabbè, ma me lo tengo, va. Una maglia semplice. Ma brutta non è. Neanche bella, però. Ok, poi, cos'è questo? La sede del regista, ok. Che amore, sì. Questo l'ho preso io, sì. Regalo, che cos'è questo regalo? Il quadro antico. Allora, il quadro antico lo metto qua. Delle mie amiche si stanno organizzando il discorso per vedersi con i fidanzati. Santo cielo. Che tristezza però, eh. Un po' troppo. Ok. Infatti questa canzone io me la ricordavo... Questa canzone qui è la canzone della città di City Folk. La canzone del centro città. Ho detto, cazzo, ma io la conosco questa canzone. Eh sì. Che bella. Sì, che io già adesso vedo un sacco di gente che fa il cazzo che le pare, figurati. Fabri, mamma che paura, apro la live e il gatto mi urla di rinnovare. Presente, presente, chiedo scusa. Grazie. E grazie anche a Baso Ingi. Io vivo a Parma, ma ho ancora la residenza in Lombardia. Sfrutterò la possibilità di tornare al comune di residenza per fare il cambio gomme della macchina. Sai che è una roba che dovrei fare anche io, ma non so... Ma te lo fanno? Allora, nei prossimi giorni deve venire giù il diluvio universale, quindi no. Però dovrei fare anche io il cambio... Ma sono aperti? Vabbè che loro non è che ci devi star lì a fare chissà cosa. Vai lì, li mogli la macchina, ti fanno il cambio, via. Ti può fare? No, quasi quasi... Lo faccio anche io più che altro, perché ho su le invernali e ok. Però figa, sta venendo fuori un caldo della miseria. Ciucchi, buongiorno gatto, dopo il discorso di ieri posso andare a vedere parenti mai visti, ma non potrò andare a trovare la donna. E avrei anche un cucciolo di Bull Terrier da andare a recuperare. Pensa. Pensa. I miei volevano vedere Sifettazzi, però anche lì, non lo so. Sembra un po' un motivo futile per muoversi. Adesso... Ah, merda, ma vedi che sono stronzo. Sono aperti. Allora provo a chiamare. No, allora il problema è che fa caldo, ma fa veramente tanto caldo. Spero di non aver rovinato le... Vabbè che adesso le gomme invernali non è che si disintegrano col caldo, anche perché la macchina è ferma. Forse non aiuta il fatto che la macchina sia ferma. Ecco qua, lo volevo proprio qui, lo volevo. Perfetto. Però sì, le temperature sono ben più alte di quelle che le gomme dovrebbero reggere. Grazie a Mister 209. Macchina accende ogni tanto. È quando vado a fare la spesa, però è una volta vado io, una volta va la signora, quindi... Non è neanche così...
così utilizzata, ecco. E perché non è che mi accendo la macchina e gli faccio fare un giro giusto per... Perché? Perché sì, è comunque inquinamento. Sì. Non ha senso andare in giro a caso giusto per inquinare. Allora, la tastiera mi garba. È un colore terribile. Cos'è sta roba? Cosa mi significa? Cos'è sta cosa qua? E non me lo dice. Il banco per aula. No. No, mi fa anche un po' cagare. Scusami, volevo solo capire che cazzo fosse. Una schifezza. Terribile, terribile. Allora. Vorrei vendere. Allora. 1, 2, 3. Ok, questo qui è il quadro antico, sì, perfetto. Buona. Va bene. Ok, le rape. Beh. Poco, però meglio dei 46 dell'altro giorno. Ci sono andato due volte in due mesi a fare la spesa. Beh, sì. Adesso sono stato anche in farmacia a fare prelievi, insomma. La macchina l'ho usata poco, ma l'ho usata. Bello anche in giallo questo muro basso rilievo. O ce l'ho già questo, mi sa. Non mi ricordo. Ma poi guardo. Ok. Quindi boh, mi preoccupa un po' perché già non c'era da riporre fiducia nelle persone prima. Adesso... Allora, voglio credere che la situazione sia migliorata in maniera sensibile. Voglio credere che le nuove norme le abbiano messe proprio perché c'è un effettivo miglioramento. Che... Cioè, poi adesso... Il miglioramento non sono io a dire che c'è o meno. Ci sarà una serie di esperti che ne sa e avrà detto ok, adesso possiamo sbloccare un po' la situazione. È meno adatta tranne che in Lombardia. Ok. È un terno all'otto. Sì. No, più che altro credo che chi ha deciso queste cose qui sia comunque uno che ne sa. Non è che butta fiducia a cazzo. Vediamo questa seconda ondata. Mollica, buongiorno adorato. Rinnovo il mio apprezzamento al suo intrattenimento. Saluti alla dolce signora e il nobile Sif. Ma è Monkey Island. Cordialmente, saluto e ringrazio. Grazie a lei. Quanto sei bello che hai fiducia. Beh, diciamo che ho fiducia in chi deve prendere decisioni. Poi, per carità, nessuno è perfetto. Però, spero che... Chi ha preso queste decisioni abbia comunque un minimo di acume e di informazioni sulla situazione. Oh ragazzi, non ne ho idea. Che cazzo voglio dire? Cos'è sta roba? Felpa con camicia, cosa? Un vestito da fanciulla questo. Carino con le ginocchia fuori. Bro. Bellina questa qui. Sexy. Tengo da parte. La mangio dopo. Cosa chiedo? Che ci fai qui nascosto? Dimmi le novità. Va bene. A proposito, non ho visto qual è la cazzata della terra di oggi. Oh no. Pianta semi di anemone. Tre semi di anemone. Vabbè. Ce li ho dei semi di anemone. Non lo so, voglio vedere. Non penso di averli,
Beh, dipende da NOC. Ma la gente fa già cazzate credendosi furba. Il problema qual è? Che anche se uno viene beccato tre volte, alla fine non gli fanno una sega. Oh sì, ce l'abbiamo. Ne prendo... Tre ne volevo, no? Ne prendo uno per tipo. Ce l'ho. I controlli ci sono, però in generale in tutta Italia mi giungono notizie che sì, uno viene sgamato per due o tre volte e viene comunque poi lasciato libero di fare il cazzo che gli pare. Bella merda. Però c'ho i tulipani qua, non c'ho voglia di mettere gli anemoni. Vabbè, li metto e poi li tolgo. Poi li metto qui intorno alla pietra dell'amore. Ecco qua. E che queste le voglio fare tutte perché non so cosa comporti. Metti, wow, come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Buona live e buon attraversamento animalesco. Grazie, grazie a Dr. Roy per i 38 mesi e Jouts Forever per i suoi 25 mesi. E Arian, buongiornissimo. Grazie per farci ridere anche in questi tempi. Beh, è il mio lavoro oggi come ieri. Sì. Opla. Grazie a Campi per i suoi 7 mesi. Sì, Bologna, ma anche a Napoli. Insomma, abbiamo visto che c'erano degli assembramenti sabato. Mercato, cose. Vabbè, ragazzi, però che cazzo. Ma anche a Venezia hanno fatto casino dappertutto. No, infatti il problema è che il virus in teoria lo devono prendere tutti. Bene o male ti passa per le mani. Il problema è che se lo prendono tutti assieme e non riescono ad essere curati efficacemente tutti assieme, intasano gli ospedali e la gente poi ci muore. È lì il problema. Poi se non lo prendi mai, meglio. Grazie a De Bonsai per la sub. Chi ha fatto scelte non sa la situazione dell'azienda e le conseguenze dei lavoratori. Lo sanno ragazzi, cioè, è impensabile che la gente non sappia le situazioni delle aziende. Le aziende sono nella merda, ma è una cosa abbastanza ovvia. Lo so io, lo sa il dipendente, lo sa il capo d'azienda. Non è una bella situazione per nessuno, chiaramente. È sotto gli occhi di tutti il problema. Ma il problema è: riapriamo e facciamo ripartire l'economia, ma abbiamo un altro tracollo? Oh no, Gulliver. Aspetta, vediamo se c'è di nuovo il polo. No. Non è una cosa banale. Non è una cosa... Per questo spero che dietro ci siano delle menti più acute della mia. Signor gatto della malora, mi dispiace un sacco. Ma che nick è poi? Allora, ti sbrighi! Era per questo, magari? Ma vaffanculo, sto deficiente! L'hanno proprio reso di merda, Gulliver. Troppo spesso, è diventato fastidioso. Sì, bravo. Un telefono rotto.
Porca puttana. Certo che dopo la seconda volta tutto sto monologo. Ma in figa. Sì. Ma infatti, Gabriel, ma è per quello che preferivo. Ho sbagliato. Preferivo una quantità di personaggi maggiore, ma molto più rari tutti. Molto più rari, ma fammelo comparire veramente raro. Cioè, io Gulliver l'avrò visto 2 volte negli altri giochi. Anzi, abbiamo giocato 1 mese a City Folk. Gulliver non l'abbiamo neanche mai visto, primo. Oh no. Ma di personaggi speciali ne abbiamo visti veramente pochissimi. Boh, vabbè. Non vedo spruzzini. Eccone uno. Siamo a 3. Quattro. Eurus! Gaudio e Tripudio per questo anniversario palindromo. Grazie. Scusami, che c'ho, non so. Grazie alla sua compagnia, signor Gattone. Si vuole bene. A lei, la ringrazio molto. È stato fregato da Wolf, lo Zephion. Noi adesso vediamo. Tra pochissimo, guarda, dammi il tempo di trovare sta cazzate. Oh là. Sono 5, no? A posto. Ci stava anche vedere pochi personaggi speciali. Ora quando li vedi ti rompi le balle. Esatto. Come nei vecchi. Ma infatti hanno fatto dei cambiamenti che per me sono assurdi. Gli alberi che puoi raccogliere e buttare giù quante volte ti pare. I personaggi speciali spammati tantissimo che ti fanno fare sempre le stesse cose con gli stessi dialoghi interminabili. Oh, vabbè. Credo che l'unico motivo per cui Gulliver viene spammato così tanto è che puoi ottenere i regali suoi solamente così. Cioè, nel senso, anche prima era così. Però è più possibile. Ma aspetta, Gulliver ti dà del mobilio speciale? O no? Sai che non mi ricordo? Non mi ricordo se. Cosa ti dà Gulliver qua? Ci ho mai fatto troppo caso in realtà. Riproduzione di monumenti. Ma a me non ha mai dato una sega. Io non ho mai avuto riproduzione di monumenti. Ma io non ce le ho quelle cose lì. Ah, sono rare pure. Vabbè. Però è roba che trovi anche nei palloncini. Ah, vedi, anche la carta da parati, le puttanate. Vabbè, avete culo voi. Io trovo un botto di volte e mi dà solo merda. No, non ti dà niente. Lui ti spedisce a casa il regalo il giorno dopo. Ci facciamo caso domani mattina. Sembra solo aver ricevuto merda. Però. Non lo sappiamo se il quadro era falso, adesso tra poco lo andiamo a dare. Sì, i pezzi e i componenti servono a fare il robot, però ti serve anche l'armatura d'oro e un sacco di roba. Tanto per i componenti arrugginiti ne servono 25, se non sbaglio. Ok.
Ragazzi, non scrivete Wall of Text tra di voi, tra l'altro. Claire Imbliss e Luke Fair, continuate in privato, please. Sembrava meno falso, sono d'accordo. O al massimo lo regalo a Teo. Anzi, a Valerio, che è proprio uno scemo. Guarda. Ma tutti i giorni veramente si trova questa cazzata adesso. Ma guarda, ne ho proprio un sacchetto qui. Le volte il culo. Stefano, siamo 37, ne approfitto per dare il buongiorno a tutti e grazie di questi 37 mesi a lei. La ringrazio tantissimo. Olè, fatto. Abbiamo trovato tutti i fossili, siamo contenti, siamo belli, siamo simpatici. Raccolgo questo legno. Vedo se ci sono altri legni in giro. Ecco qui. Poi non ho capito perché le trappole non si trovano in giro. Era tanto bello una volta che avevi tre fossili e una trappola sempre. Adesso la trappola non è stata rimossa dal gioco perché Morelli ce l'ha, la può craftare addirittura. Però non... boh, si trova. Non hai terraformato in pratica? Sì, ho terraformato. Poco. Come giusto. Si spawnano nella scatola del municipio i componenti spaccati ogni tanto. Ma sì, dai. È lunedì. Ok, che fa? Oggi è il compleanno di Ofelia. Dobbiamo comprare un regalo, ricordiamoci. Allora, vado da Blattero, poi le compriamo un regalo. Grazie Pignaz, sono 6, buongiorno gatto. E come sempre, no culo. Perché, poverino, povero grassone. Allora, Cotechino, ma... vabbè. Santo cielo. Allora, pronti? Gli regalo il quadro, sei finto. Beh. Momento verità. Ok. Original. Ottimo. Didascalie e tutte le gran cazzate. Dove torna un po' più in là? Esaminami i fossili. Buono, buono, buono. Va bene, thank you. No. Vediamo cosa c'ho. Metà destra di megalocero, torso di mammut, collo di prodocco, bacino di prodocco. Buona. Sì, l'ho finita la collezione di fossili. Infatti me li ha ridati. Che bella il riflesso della luce dall'alto, guardate. Ah, che culo, proprio vicino era. Vediamo un po'. Beh, fastidio. Quadro antico.
Il pifferaio di Edouard Manet, 1866, olio su tela. Una delle prime opere di Manet che ritrae un giovane suonatore di flauto in uniforme militare. I dipinti di Manet sono noti per la mancanza di prospettiva lineare e per i forti contrasti cromatici. Questo spinse molti ad accomunarlo a Vlankets e gli valse il soprannome di padre dell'impressionismo. Piccola curiosità. I flautisti riescono a capire che nota sta suonando il giovane solo esaminando il dipinto. Quindi che nota è? Non l'ha detta. Marco, 24 mesi, ti ringrazio. Ma come spatascia tutto. Sono in calzini qui al museo. Che bello. Paura. Perché sono 2 anni. Grazie Marco. Bella bla, bella bla. Tra pochino si cambia il mese, eh? Che giorno è? Il 27. Dai, l'ultima settimana. Da maggio viene fuori nuova roba? Fammi vedere, per curiosità. Allora, non so se sia ancora attuale la guida di Let's Go to the City. Centerfold, guardo le donnine nude. Allora. Qui non c'è né il compleanno di Ofelia né di Cotechino, ma magari li hanno aggiunti dopo. Quindi magari per quello. Grazie a Mr. Kuga per i suoi 36 mesi e a Dower 2 per i suoi 4. Le vesti d'aprile dovrei averle prese tutte, sì. Allora, in teoria, se questa guida è ancora attuale, dal mese prossimo avremo sempre il Ghirotalpa di Merla, però avremo in aggiunta il Gerride, che è quell'insettino che corre sull'acqua, il Ditisco, che invece è una specie di un piccolo scarabeo, e no, vedi che torna la Rajabrook, qua c'è scritto, ma la Rajabrook già adesso c'è, quindi direi che già di base è tutta una minchiata, anche perché dice che durante aprile qui non c'è né la locusta nella Lagrias, nella Rajabrook, e invece quelle ci sono tutte. Quindi direi che è una gran minchiata questa guida. Però dice anche che ci sarà sia il pesce gatto che il pesce angelo. Scopriremo vivendo. Romiz, gatto, in questo periodo mi sto riguardando le sue live di SOS e quindi forza cavigliere, mamma mia. Mamma mia. Vedi? La Rajabrook. Slopete. Grazie a Vavi per i suoi 23 mesi. Euri dice, 14 mesi, buongiorno signor gatto, ancora grazie per le splendide live e per il premio di 4 isole. Signorina, se l'è più che meritato. Ma in realtà non devi ringraziare me, ma la Ciatto, perché ha ribaltato il discorso. Allora, aspetta un attimo, fammi sommare qui un po' di puttanate. Sì. Che palle essere ricchi. Allora, questo qui da una parte, questo qui da una parte. Grazie Simon per gli 8 mesi. E finché dove uscire, non so cosa c'entri Albio con il discorso che stiamo facendo, però perché non stiamo facendo discorso, quindi effettivamente i film che dovevo uscire durante la quarantena sono stati praticamente rinviati tutti. Alcuni escono in on demand, ma pochissimi, anche perché è un danno economico troppo importante. No, non è un bancone da cucina, è un banco da scuola. Io non so perché.
A Ofelia regalo il maglione. Ce l'ho là. Non l'ho venduto. Ho detto, vabbè, sti cazzi. È permesso, Ophelia? Permesso. Yes. Grazie a Sakura per i suoi 13 mesi. Oh, subito, mamma mia. Queste braccia che toccano, toh, la felpa. E sai quel vestitino di glitter? È da un po' che la volevo comprare, vedi? Ci ho preso io. Nel frattempo invece c'è Scott, tutto contento da solo. Non si è cambiata. Te, ti spengo le candeline, succa. Ma come vestito elegante, Scott, a parte il cappello. Che gli compenetra le orecchie. Mi tocca ringraziarti. Stacca cagazzi, guarda. Drew, mai. Perché sono super ricco, non c'è bisogno di fare niente. Però i quadri ci sono ancora. Gli insetti nuovi a partire dalla settimana prossima ci saranno di nuovo. Insetti e pesci, naturalmente. Tanto non è questa oretta al giorno che ci rovina la vita. Anzi, ma lui non avevo regalato qualcosa di decente? Mi pare di avergli regalato un orologio a cucù, sono abbastanza sicuro. Potere sotto casa di Ofelia, ok, adesso vado. Oh no. Apprezzato, più o meno. E che stupido, poveraccio. Sì, stasera iniziamo la nuova saga. Sei contenta di poco, eh? Vabbè, abbiamo visto dove vive. Ma ce l'ho già. Porca miseria, che... Ma il tavolo da lavoro grezzo è quello base. Com'è possibile che l'ho trovato? Scusami. Tutorial ho trovato. Vai a cagare, vai. No, Scott è da Ofelia. Teo è qua. Cotechino è là. No, è Salomone quello che mi dà il blueprint oggi. Ma non ci vado, non ne frega niente. Magari no. Aspetta, non è detto che sia per forza Salomone. Magari c'è Lupiglia. No, è in giro Lupiglia. Eccola qua. Porca puttana. Ah no, vabbè, ma ci sono anche Rino. E il suo vicino. Che non sono a casa. Affanculo. Rino Rodeo, bastardi. Guarda qua, Salomone è a casa, stai a vedere. No, si incula, non ci vado. Che muoia ammazzato quel bastardo. Orso blu dei miei coglioni. Che c'ho in tasca? Sì. Vabbè, vado a depositare due cagate. Non ho guardato il catalogo Nokka, hai ragione. Hai ragione, nel senso, ho ragione, ci ho pensato. La nuova saga di stasera sarà un gioco investigativo d'atmosfera. Non so, sarà una minchiatina, però vediamo, dai. L'atmosfera come somma, esatto. No, non è Sherlock Holmes. Fico appena depositato. Grazie a Gino per i suoi 19 mesi.
minchia, c'ho 70.000 punti, mamma mia. Sì. No, c'ho già la napoletana. Merda. Però dovrei ordinare anche qualcosina in più. Preparo il pannone per giocare in atmosfera. Può essere. Magari no. Ma che razzo. Mia nonna aveva una di ste puttanate a casa. Questo credo, se potessi definirlo, è un ricettacolo di sporcizia. Mia nonna c'aveva forma di gufo. Era figo, c'erano degli inserti in legno che facevano gli occhi, il becco e poi tutto il resto era un intreccio di questa lana che formava un gufo gigante. Schifo. Schifo. Spawner di polvere, esatto, grazie a The Nameless per i suoi 9 mesi, con un po' di ritardo sono nato, buongiorno e buona navigatone, io torno al lavoro, sempre meno di 3, grazie a lei. Vale, ieri mi ha detto che devo fare dei regali, ed è per questo che mi dedicherò a fare dei regali, per trama, devo fare, cioè, per trama, per via del gioco. Allora, le freccette sicuramente lo regalo a Vale, che se lo deve mettere lì in bar. È così, sto scemo. Ok. Ce l'hai già? Allora inculati, bastardo, non ti regalo un cazzo. Pezzo di merda. Come si annulla qui? Annulla X. Lo regalo a Gabriel. Vedi? Subito dopo Gabriel si è ingolosito. Però cambio carta per Gabriel. Questa qui mi sembra più indicata. Non ho voglia di riscrivere, Gabriel. Te lo cookie così com'è. E via! È partito. Non lo tocco il pulsante power, non lo tocco. Povero Giorgio. Ok. Poi abbiamo. Minchia. C'è forse una cosa decente che dici, cazzo, adesso questo è il loro regalo. Oh no, questa cazzata che ho venduto è introvabile, non si vende. Ah, probabilmente questa è una delle cazzate che mi ha dato Gulliver. Ho fatto bene a sbarazzarmene. Terribile, cazzo. Castello di sabbia? Si può? Va bene. Sì, vale. Grazie a Becepecce per i suoi 10 mesi. Grazie mille. Rinnovate, ragazzuoli. Rinnovate, rinnovate e appassionatevi all'amore. Bello l'amore, bello. Ma il caricone che non bisboccia, buongiorno e grazie. Questo lo regalo a mia signora, che so che è una gran DJista. A lei voleva il cesto di biancheria del Rattan? Vabbè, le regalo tutte e due. Grazie a Zopotia. Ciao gattone, passo solo per la resub e torno a lezione. Buona live a lei, grazie. Aspetta, dov'è che era? Questo qua voleva anche. Che susa! Le regalo il set da DJ e mi chiede il cesto. Come ce l'ho già? Quanto è ritardo, me l'ha detto. Dopo che l'ho spedito e ho già comprato anche il resto. Ormai. Basta. Me ne tengo uno di jolly perché magari mi serve per davvero. Ah, per curiosità, l'isola com'è messa? Fa la doppia DJ. Ma Frajka! Grazie per i suoi 7 mesi. Dimmi tutto, dimmi tutto. Ma anche se non è che ho cambiato granché. Sempre 4 stelle, sì. Ma i troppi alberi è una roba che... Boh. Una rottura di coglioni, perché adesso veramente un albero al giorno devo piantare. Sì.
Più recinzioni. Ah, non mi ha detto degli alberi. Ah, no. No, no, a posto, a posto, a posto. Quindi come alberi siamo anche giusti adesso. Recinzioni. Mi fanno cagare le recinzioni. Non le voglio mettere. Non so se a questo punto mi convenga comprare i migliori 8 tagli pop e moderne tinte per capelli. Ma compro tutto. Sono ricco, porca miseria. Dai, dammi. Che tristezza, che manca la parrucchiera. Bravo. Anche le siepi valgono come recinzioni? No, c'è la recinzione fatta a siepe. Ah, se intendi la siepe singola, quella piccola, non credo. Quella che ho messo io, invece sì. Penso, perché comunque è una siepe. Grazie, Mr. Karma, mi ero dimenticato la resub. No, dai! Grazie. Abbiamo speso un po' di minchia. Sì, la siepe da craftare credo che venga considerata, anche perché è proprio uguale, come viene posizionata e tutto, credo venga considerata una recinzione. Non sedere. Ci stiamo lavorando. Volevo frenare. Ok. Simo, buongiorno signor gatto. Non so se l'ha già spiegato, ma perché scava due buchi? Simpatico, simpatico. Bigodini è stata impestata da dei foglietti di carta. Anche quella è una meccanica che, per quanto semplice e stupida, tutto quello che vuoi... No, volevo... Cosa? Come faccio? No, aspetta. Come faccio? Cioè, lo specchio non ci posso accedere perché è sopra il frigo. Che minchiata. Qua non ci sta, vero? Sì, ci sta. Fa cagare. Lo rimetterò dov'era. Che stronzata. Ma no, Vale, non possono arrivare. Non può arrivare di nuovo Bigodinia. Perché può avere anche tagli diversi. Però la meccanica è, ribadisco ancora una volta, è sandbox. Io adesso qua mi posso fare quello che voglio. Non ho bisogno di Bigodinia. Non mi serve Bigodinia. Non c'è bisogno della sua presenza. E una volta pagavi 3.000 stelline per farti i capelli. Giusto per dire che potevi buttare via le stelline anche lì. E potevi cambiare una volta al giorno e basta. Oh. Simo, buongiorno signor gattone. Gatto, mi scusi. Non so se l'ha già spiegato, ma perché... Ma l'ho già letto, perché mi è uscito 7... Vabbè, scusatemi, scusa. Alzo perché. Questo è Morelli. Mamma mia. Oh. Sono Super Saiyan adesso. Ho quella deficiente di Nipichu, quindi meglio cambiare. Che schifo. Si vede, fossero belli sti capelli. Tutti brutti sono. Questo che è Nobit. Ciuffo banana. Vale, rasato. Un po' stronzo. Non ce n'è uno che mi piaccia, Dai, giro un po' d'anziano adesso in bianco. Anime. No, non è vero che sono celesti brutti tutti, è che sono tutti tagli del caso.
Almeno una volta ti capitavano randomicamente. Quanto manca? 9 minuti. Ok, mi svuoto le tasche. Piri pipi. Deposito anche un po' di soldi. Sei Goku istinto. Sì. Presumo. Ok, vai. Tanto deposito. Mi butto lì un 150. Boh. Non volevo premere via così velocemente, però l'ho fatto. Posto così. Goku istinto. Sì, Vale. Grazie al re di vivo per i 17 mesi. Sono tornato, un abbraccio. A lei, la ringrazio. Due spicci di risparmio, ma infatti è per quello che ribadisco che questo gioco è troppo semplice. Noi adesso chiudiamo perché in realtà ho anche fatto tutto quello che devo fare stamane. Sì, ho fatto tutto. Facciamo così, facciamo così. Lei è milionario, sì. Ma in realtà tutti sono diventati milionari con le rape. Come vi spiegavo ieri sera a Vale, purtroppo il sistema di frutti che ti fa crescere troppi, cioè che puoi piantare troppi cosi, puoi piantare troppi alberi e ti crescono tutti. Piantando tanti alberi, tutti di frutti diversi, ottenuti dal day one praticamente dagli amici, avrai un frutteto che ti frutta almeno tra i tuoi frutti nativi e gli altri 200.000 stelline. Tu prendi quelle stelline, le investi in rape, online trovi qualcuno che ha le rape buone come facciamo noi, fine. Ma no, Gabriel, non è vero, perché banalmente uno va su Reddit, va su Instagram, va su Twitter e trova tutto quanto. No, non sono solo io, Gabriel, un sacco di gente, un sacco, ma veramente un sacco di gente. Non è tanto sfruttare la fama come faccio io o Elijah Wood. È proprio... Cioè, chiunque può andare online e trovare qualcuno che gli propone le rape a prezzi interessanti. Non un sacco di gente, praticamente tutti. È appunto... Ci sono i Reddit per le rape. Sì, ma è pieno. Ma vedi, Gabbo, tu cerchi di crearti la difficoltà. Non è bello così. Cioè, non è bello che tu devi metterti dei paletti esattamente come sto facendo anche io, in realtà. No, Gabri, non è la stessa cosa. Perché in questo caso il mercato delle rape è pensato per far collaborare i giocatori, per far scambiare tra giocatori le cose. Far scambiare le rape, far scambiare gli oggetti esclusivi. È per questo che ogni isola ha il faro di un colore diverso, la macchinetta lì, le tazze di un colore diverso. Perché vogliono spingere le persone a giocare assieme e a scambiare le cose per fare amicizia, esatto. Che dobbiamo fare? Allora, fammi mettere il titolo nuovo. The Curse of Monkey Island. Perfetto, dovrebbe anche acchiapparlo facile questo. Ed è... No, ho aperto sbagliato qua. Ed è... in 4/3. Poi non so se si possa ablungare, non credo però. Vediamo. Ok, vado al bagno e arrivo.
Eccomi qua. Allora, ci sono due modalità. Aspetta che Gabriel giustamente mi stava giusto avvisando. Due cose tecniche sul gioco. La difficoltà normale è la Mega Monkey. Ah, ok, quella normale. Ok. Le azioni si fanno tenendo premuto il tasto sinistro e selezionando bocca, occhio, mano. Vediamo che possono scappare. Se già letti, premendo entrambi i tasti del mouse, il cambio stanza è indicato da una freccia rossa. Se clicchi una volta ci va camminando, doppio clic e skip l'animazione, va diretto nella stanza. Oh, che bello. Quindi dobbiamo giocare a normale. Ma scusatemi, ho parlato con dei buon temponi, dei miei amici, mi hanno detto che Mega Monkey in realtà era difficile, non normale. Vabbè, mi fido. Ah, è difficile o normale? Decidetevi. Gabriele ha detto che è normale. È normale. La base è per chi non è buono. Dai, eh. Meno, amico mio. Che coltello. Non si può mettere in 16 noni, giusto? Peccato, però. Me. Ma dovrebbe essere il coso? Il Tichk. Le scimmie ci ascoltano. Premi F1 e metti i sottotitoli. Ah, ci sono le opzioni. Oh, ecco dov'era. Io pensavo fossero dopo. Allora, opzioni. Sottotitoli, testo e voci. Che vuol dire? Entrambi. Ok. Ah, giusto, perché questo è doppiato in italiano. È vero, me l'ero dimenticato. Ok. Per il resto, cioè, le opzioni sono queste. Oh, peccato che non ci sia lo stretch. Ma vabbè, meglio così, occupo anche meno spazio. In teoria non devo neanche spostarmi. Per quanto riguarda l'audio, adesso scopriremo assieme se va bene o male. Se va bene o se non va bene. Vabbè. Chiuso il gioco. Devo chiudere il menu. Scusate. Non c'è la grafica nuova, c'è solo questa. Devo rimettere F1 allora? No, ok. E quindi? Ripristina? Che paura. Capito? Ripristina suona malissimo. Sembra che mi annulli tutte le opzioni, Gabriel. Scusami un attimo. Ripristina. Che definitivo. Le scimmie ci ascoltano. Ah, che palle, io volevo anche Indiana Jones. È un po' alto. Lo stesso, Gabriel, dopo faccio. Abbasso un po'. Ma è un autoscontro. Diario del capitano Guybrush Threepwood. Guybrush. Perduto in mare da giorni, senza equipaggio né strumenti. Niente provviste, a parte mezza pannocchia. E se non trovo presto dell'acqua, per me sarà finita. Solo la speranza di ritrovare il mio amore Elaine mi spinge a continuare. La ricerca del favoloso tesoro di Big Whop mi ha ridotto in questo stato. Credevo di conquistare fama e gloria. Invece mi sono gettato tra le braccia del mio nemico, lo zombie pirata LeChuck. Ho frustrato il suo desiderio di sposare Elaine e lui si è vendicato. Sto morendo di sete.
Se solo potessi avere un bicchiere d'acqua, troverei la forza di navigare ancora. Ma so che non c'è altro che oceano per miglia e miglia. Se raggiungessi la terraferma, potrei trovare acqua e cibo. Frutta, forse. Qualcosa per combattere lo scorbuto e rimettermi in forze. Magari delle banane. Perché mi torturo così? Potrei anche desiderare un pollo arrosto e un enorme boccale di grog, per quel che vale. Oh, mia dolce Elaine, sono condannato a morire di fame in mezzo all'oceano senza rivederti un'ultima volta. Sono... Grazie a Freeman. La prego, la prossima run di saga di Broken Sword oppure di Indiana Jones fatta da Fatalades. Se premo F1 posso abbassare qui? Non è cattiveria, bellissimo, però porca paletta. Allora, proviamo con un 100. Vediamo se la signora Zanicchi ci viene incontro. Ok. Sembra altissimo lo stesso. Mettiamo un 50 allora. Che miseria. Signora Zanicchi. Anche lei però. Ok. No, salve, è per salvare la partita. Adesso vediamo le voci e gli effetti. Adesso vediamo. Mi sembrava in linea la voce. Mi dovevo anche spostare, aspetta. Qui va bene? Tranquillo, Arriva! Arriva! Mi sembra a posto. Forse il dialogo un po' più in alto, ma... Ma quante volte te lo devo ripetere, LeChuck? Non sono innamorata di te. Elaine? Per il mio sangue congelato imparerai ad amarmi. Salpa con me e farò di te la regina dei defunti. Non posso, mi lavo i capelli stasera. Balle. Al diavolo i tuoi capelli, donna. Non vedi che questo vecchio cadavere si strugge per una tua carezza? Madonna. Ma a caso poi? Ma come si è sbrogliata la cosa dell'ultima volta? Non credo. Come siamo che mio finiti padre così? Vorrebbe che uscissi con un non morto. Immagino, signorina. E poi non sono degna di un pirata zombie carino come te. Dite che è ancora un po' bassino il dialogo. Mettiamo un 60, dai, un 60. Comunque, perché non restiamo a... Meglio? Ammettiamolo, LeChuck. Tu sei un malvagio, puzzolente, vile e furfante. E questo... Vile e furfante? Sto cercando in una... Sempre basso? In questo momento. Dai. Caparetta, oh. Parlano piano, sti doppiatori. In realtà sento benissimo, quindi... Basta con i giochi di parole, femmina! Che vuoi dire?
Oh! Oh! Sei un mostro assetato di sangue, mi hai rapita, hai torturato i miei amici e separato dall'unico uomo che abbia mai amato, Guybrush Threepwood. Ah, che romantico! Nave a dritta! Threepwood? Oh, madonna! Ai pesci! Ah, ci hanno proprio acchiappato così! Guybrush Threepwood! Ma perché c'è salvagente? Non so come tu sia fuggito dalla mia fiera dei dannati, ma non sfuggirai al ferro della mia spada! Erano finiti la fiera dei dannati nel 2. Però erano anche dei bambini. Oh, la ragazza ha spirito, Gettatelo nella stiva, lo finirò dopo la battaglia. Calate le scialuppe! Preparatevi per un bombardamento voodoo incandescente. Bombardamento voodoo? E quei braccioli, sì. Il dono del pirata zombie, le Chuck. Devo uscire di qui e aiutare Elaine. Come on, Elaine. Ma chi è questo ragazzino con la barba finta? Poi potrei facilmente sopraffare le guardie armate qui sopra, scavalcare la fiancata e raggiungere la costa. Silenzio, prigioniero! E si mette a cannonare. Cani rognosi! Come che è, ragazzino? Che sto qua? Questo giorno! E io alzerò anche il volume, io sento bene, ho capito. Che palle, che siete tutti. Toh, guarda, metto 70 qua. 70 qua. E qua ci metto un 100. Boom. Bene. Va bene? Gabriel, se io abbasso l'audio della mia cuffia, abbasso l'audio di Windows, quindi abbasso anche il vostro di audio. Miserabili, preparatevi alla morte! Bevete acqua di fogna e la mamma vi veste da idioti! No, non lo riconosco comunque questo qua. Oh, aspetta, 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 perché questo. Tutti i tasti sbagliati, no? Vediamo se digerite questo. Come tolgo questo meno qua? Ah, devo spostarlo lì. Non credo che gli piacerebbe. Non Come credo no? che gli piacerebbe. Come faccio a parlargli? Ah, devo tenere premuto il proprio. Vostro forte imbriciole. Cos'è? Parla, esamina piccolo pirata. Non credo di aver mai visto un pirata così carino. Ok. Voi esamina. Del forte! Ce la parla. Ah, ok. Oh, mamma mia, ho capito. Allora, guarda, non spingi so perché, e parla. Questa violenza desensibilizzante. Ok, ho capito, ho capito. Se mi innervosisco, potrebbe spararmi. Ci parlo allora. Stai indietro. Sono Guybrush Threepwood. E tu chi sei? Io sono il malvagio pirata Sangue al Naso, il Però... più cattivo che mai abbia navigato sotto la bandiera del re Teschio. Ti avrei dovuto mangiare il naso appena Sì, 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 Gabriel, però non capivo il simbolo, la simbologia. L'audio adesso va bene? Ma è cartografo? Ma io come avrei dovuto capirlo che era lui, scusami. Come alleluia, cioè, che cosa? Come avrei dovuto capirlo? Grazie al Mandaloriano per la sub. Cioè, non so. Perché si vede? No, è uno basso con i capelli rossi. Che vuol dire? Vabbè.
Ha i capelli rossi da piccolo, capito? Non è in tutto il mondo c'è uno basso con i capelli rossi e uno. Mi sembra tirata come cosa, a primo impatto, ma veramente tanto. Non ha niente del cartografo, appunto, a parte l'altezza, che comunque non abbiamo visto per intero perché lui era dietro un tavolo. Non abbiamo mai visto il cartografo in piedi di fianco a Guybrush. L'abbiamo sempre visto in prospettiva dietro un tavolo. E aveva il capello rosso e il monocolo. L'ho visto appeso, è vero, l'ho visto appeso. Che comunque... appeso sì, è vero. E ribadisco, la differenza non era così tanta, da quanto ricordi. Poi magari sbaglio, però non mi arrivava alle balle, da appeso. Dovevi scoprire mentre parlavi, ma te l'hanno detto subito. Secondo me non è capibile, a occhio. Quella non è una barba finta. Il pirata sangue al naso non potrebbe mai avere una barba falsa. A parte il fatto che ti arriva a metà sterno. Delle tue orecchie. A onor del vero, è una barba molto sofisticata di un tessuto proveniente dal petto e dai capelli della parte posteriore della testa di veri pirati. Spero che questi metta titoli le radici meritano se non sempre la lavo per un po'. I punta e clicca fanno parte della mia infanzia. Tu non sei suggerisco anche io, bro, che grazie Bonsai. E non mi riconosci? Buon game. Sono Guybrush Threepwood. Oh cielo. Salve, signor Wood. L'ultima volta che ti vidi eravamo prigionieri adesso nel me l'ha detto lui. Di LeChuck. Perché ti sei arruolato su una nave di morti viventi? Ecco, signor Brush, all'inizio ero un po' dubbioso. Ma grazie ai seminari di LeChuck, colloqui motivazionali e pappalibri sonori, sono divenuto un feroce corsaro. Anche tu puoi. Chiedimi come. Anche tu puoi. Chiedimi come. Grazie mille a Nono Fantasia per i suoi 15 mesi. Settimana scorsa erano 14, oggi 15. Ma come passano veloci sti mesi, Come passano veloci. Sì, non ditemi le cose prima, comunque, o altro. Ribadisco, per me visivamente non c'entra un cazzo. All'inizio. Il fatto che voi l'avete capito tutti subito, o l'avete già giocato, perché non c'è un collegamento diretto tra le due cose, ribadisco. Raccontami dei libri sonori. Ah, mille ce n'è. Raccontami di questi seminari. I seminari aiutano a focalizzare le cose. Non hai idea di quanto ti riempia di energia essere capace di dire a te stesso: sì, sono uno spregevole, vile, infame pirata, meritevole di biasimo e riprovazione. Ma quel pirata è davvero ciò che voglio essere. Minchia. Tutti furono davvero molto d'aiuto. Avemmo questa grande sensazione di sinergia. Poi LeChuck buttò giù la porta a calci e disse: feti da feccia! Tornate a lavorare o vi picchierò con le vostre stesse gambe! Processivo. Hai qualche libro a cui potrei dare un'occhiata? Ecco. Subito. Che poi c'è anche l'uncino, c'è... spiega le basi della filosofia che seguo. Sì. Raccontami dei colloqui motivazionali. Beh, non erano colloqui in senso stretto. Era ciò che LeChuck descrisse come frustare il proprio bambino interiore. Ah, vedi. Raccontami dei libri sonori. I pappa libri sonori sono la chiave di volta per diventare un pirata. Hai una fornitura di 12 pappagalli. Uno al mese. Puoi riascoltarli quante volte vuoi. Conservali vivi. Ti insegnano a parlare proprio come un pirata. Tutte le frasi chiave sono lì dentro, all'arembaggio. Per tutti i diavoli. Wow. Per mille balene. Tutte okay. Le frasi di cui un pirata ha bisogno per ottenere rispetto in mare. Vabbè, questo lo sappiamo già. Cosa c'è dietro la porta?
è la porta della stiva del tesoro di LeChuck. Ci sono montagne di oro e argento. Ha portato tutto il bottino che è riuscito a rubare per darlo ad Hélène. LeChuck è convinto di poter comprare l'amore di Hélène. Come on, Hélène. Liberami, Wally. Non posso, signor Brush. Ora sono il malvagio pirata Sangue al Naso. E d'altro canto, anche se salissi sul ponte, LeChuck ti farebbe a fettine. Mi puoi sparare col cannone, magari. Tiratene fuori, Wally. Sangue al naso per te, spilungone pidocchioso. Meno, meno. Grazie a Slanesh per i suoi 6 mesi. Vabbè, lo sappiamo già, vuole sposare lì. Ha lavorato su un'arma segreta. Attenzione. Un'incredibile palla di cannone, molto potente. Wow. Sta per usarla per far saltare le mura del forte. Così la sua ciurma potrà invadere l'isola. Sei un fallimento come pirata. Chiudi quella boccaccia, pesce palla dalla pancia gialla. Un'altra sbirciata e ti sbatto dentro. Provalo, nanerottolo. Tu, schifoso scarafaggio, ancora una parola e ti distruggo. Parola. È così. Ti faccio a pezzi. Ti faccio. Non posso farlo. Non posso proprio. Hai ragione, signor Boot. Non sono un pirata, non sono feroce, né assetato di sangue, né odioso né altro. Non sono nemmeno. Non sono nemmeno antipatico. Fa un po' di fatica questo doppiatore. Era finto l'uncino. No, su, su. Allora, non volevo... Non posso scivolare oltre il cannone. Non t'ho detto che avresti dovuto farlo, però va bene. Non ci arrivo. Non ci arrivo, ok. No. Va bene. Ah, torna dentro cortesemente. Anto, sapevi... Non mai sciogliere quel nodo. Madonna, sai che i creatori dei primi due di Monkey Island non è lo stesso di questo terzo, pertanto il vero segreto di Monkey Island non lo saprai mai. Comunque fa sempre un ottimo lavoro, grazie mille. Grazie a Slanesh per i suoi 6 mesi. Non ho fantasia, l'ho già ringraziato. E Chim Chim per i suoi 19, grazie. Sì, sono blind, ragazzi. Madonna mia, meno fastidioso, meno. Sono troppo pesanti da raccogliere. Ah, che stress. Che figo, posso mirare e sparare? Ah, no, fermo. No, che mira di merda, gatto. No. Ehi, ti stai avvicinando, amico. Guarda quello che fai. Scusami. Fatica. Ehi, da che parte stai? Da che parte stai? Ma che palle. Di nuovo. Di nuovo, che palle. Non sei uno dei capiati di LeChuck. È colpa mia, scusate. Ok. Il porco, idiota! Tira il porco! Mi dispiace. Ok. Come esco? Sto diventando bravo. A posto. Nah, che schifo. Le ossa e tutto il resto stanno galleggiando attorno alla nave. Mamma mia, che fastidioso questo qua. Allora, raccogli l'uncino. Grazie a Miwen per i suoi 3 mesi. Figa, è il pappagallo 2.0, Wally. Non lo voglio disturbare. Ha avuto una giornata dura. Me lo metto in tasca? Non voglio schiaffeggiare il piccoletto. Ok, corda. Cos'è questa corda? Ah, è una corda. La prendo. È aggrovigliata tra quei detriti. Non riesco a raccoglierla. Ok. Sì, certo. Il
il cannone è già carico. Bene, se la sono fatta col teschio sbagliato questa volta. Ah. Ah, credo che non possa raccogliere queste cose. Non ci arrivo così lontano. Immaginavo. Se potessi mettere le mani su quell'arma! Se potessi mettere le mani, punto. Posso chiamarti Bob? Puoi chiamarmi Murray! Come Murray? Potente forza demoniaca! Sincero della tua disfatta! Forza dell'oscurità! Mi applaudiranno mentre varcherò la porta dell'inferno reggendo la tua testa su una lancia! Varcherò? E va bene, rotolerò attraverso la porta dell'inferno! Devi per forza fare in guasta feste! Lui è lo stesso doppiatore di Medieval. Il narratore. Grazie a Fibas per i 100 bits. Lo sai, staresti bene con una candela sopra. Ho la sensazione che non mi prendi molto su. Lui è doppiato bene, sì. Ah, no, non è vero, credimi. Davvero? Allora fammi sentire le tue urla di terrore. Ah. Sei spaventoso quanto un fermaporta. Ma un fermaporta molto cattivo. No, lascia perdere. Come puoi vedere senza gli occhi? Come fai ad andare in giro senza gli occhi? Ma alcuni quesiti non ci sono risposte. Come? Era calvo anche tuo nonno materno? Non sono calvo. Ho solo la fronte molto alta. Grazie al nerd stagionato per 100 bits. Rinnovate tutti, ragazzi, che c'è l'hype train in corso. Rinnovate, rinnovate, rinnovate e rinnovate. Beh, almeno non ti devi preoccupare dell'abbigliamento. Suppongo sia vero. E accessoriarti è molto facile. Anche questo è vero. E sto proprio bene coi cappelli. Ecco. Vado. Sta bene coi cappelli, ha detto. Ora lasciami in pace. Ho un sacco di macchinazioni e infernali complotti da concertare. Certo. Grazie a Dale Akaksain per i suoi 5 mesi e a Rev Voyager per la sub. Ma per te? Almeno ho perso un po' di peso. Va bene. E grazie anche a Luke Sparrow che regala 3 sub a Robby, a Stefano Power e a Heberk. Grazie mille. Ah, mi leverei dal cazzo io. Porta chiusa però. Mamma mia. Non posso forzare questa. Ti è, guarda. Non sono mai stato bravo a scassinare, ma sono sempre un temibile pirata, credetemi. È solo da leggere. Come faccio? Ah, ok, te ne ho premuto pirateria, anche qui. Pirateria, lo stile le chat. Capitolo 1. Come far star più di 15 uomini su una cassa da mare. Che palle. Non mi serve indossarlo. Ho 2 mani buone. Perché ho dei palloncini? Sono divertenti, ma devo usarli con qualcos'altro. Mio Dio. Volevo già uccidermi. Non voglio forare il pallone. Hai ragione. Non posso usare un pallone così. A meno che... Aha, perfetto, ho capito. Mio Dio, lo odio. Ma perché? Perché lo fanno continuare a parlare come il pappagallo di merda del 2? Che odio, miseriaccia. Che odio. Io odio queste cose, fastidiosissimo. Mamma mia. Ehi, è il mio braccio. Ridammelo. È il mio braccio, te lo ridò. No, non te lo ridò, però ti acchiappo, vediamo. Ehi. Ma dai. Non ci arrivo. Come non ci arrivi? Sì che ci arrivi. Non ci arrivo. Allora, ho una spada. Ho un braccio scheletrico. È un braccio di scheletro. Ok. Credo che il braccio di scheletro possa aiutarmi ad aprire la porta. Posso usare il braccio con quello. O magari lo può usare come crick? Non posso usare il braccio con quello. No. Vediamo se posso tagliarmi via un pezzo. Sì. Vediamo se posso tagliare un pezzo di corda con la sciabola. Anche se riuscissi a liberarla, è troppo corta e consumata per essere utile.
Non voglio sbudellare il povero Wally. Lo dici tu? No. Provo a ridargli questi, magari li legge. No, scusami. Ah, però posso tagliare il nodo. Giusto. Ok. Assaggia il freddo acciaio, debole cordicello. Ah, fa andare il cannone contro il coso. La cosa positiva è che il mouse non mi va nell'altro schermo. Quindi, wow. Io voglio ucciderlo. No, 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 aspetta, tira. No. Ora, grazie alle demoniache fiamme di questa palla di cannone voodoo, dividerò la mia dolce metà in due distinte metà. Così capirà quanto io l'amo. Che pare che sono le palle di coso, di Sea of Thieves. Di Nettuno, questa era vicina. Oh no! Ma i piedi. Oh, che bello, non sentiamo più Wally. Il gioco ha impennato la qualità. Adesso è diventato bellissimo. La madonna! Che disastro! Grazie a Shibo per la sub. Ho perso la sciabola quando la nave si è capovolta. Carino, che mi ha giustificato come ho perso le cose. Dispositivo di galleggiamento, lo recupererei. Nessun pirata che si rispetti si farebbe vedere in giro indossando questa roba. Dai, io ho visto prima uno scheletro che ce l'aveva. Dai, dammi il carry-on. Si è rotto quando la nave si è capovolta. Okay. Ma questo è un quadro di LeChuck. Vedo già di lui più di quello che vorrei. È LeChuck in tutta la sua boria. Gloria. Sua boria. Nah. Allora. Pettine di LeChuck usato, ma che schifo. Credo che LeChuck ne abbia più bisogno di me. Champagnino? No, lo champagne mi dà la testa. Scusami. Lo sacchiotto? L'orso è troppo grosso da portare. Il pugnale è di plastica. L'orso è troppo grosso da portare? Non parliamone. Sarei, sembra un po' sinistro. Ti va bene un cazzo però, eh? No, ghirlanda avevo già... Non saprei, sembra un po' sinistro. Collezione di dischi. Ehi, è la collezione canzoni per gli amanti non morti. Che non vedo il tanto. Mio giradischi è rotto ed è impossibile trovare una puntina quadrifonica in tutti i Caraibi. Indecenti ricchezze. Porta sfortuna sgraffignare un bottino sotto una scala. Non sarei in grado di nuotare con tutto quel peso. Lo lascio qui e tornerò indietro a prenderlo quando avrò una barca. Bravo. Ma quanto è grande quella scatola di cioccolatini? Quella roba è disgustosa anche per un pirata. Va bene. Ma sai che c'è? Ma hai rotto il cazzo. Vai su per la scala. Essendo la nave capovolta, questa scala non arriva da nessuna parte. Ha senso. Ehi, posso vedere il fondo dell'oceano. E c'è un teschio dall'aspetto molto arrabbiato che galleggia fuori di qui. Posso tirarla la scala? Essendo la nave allora, capovolta, questa scala non sì, arriva ho da capito. Nessuna parte. Tecnicamente il buco per uscire è qui sotto. Quindi questo qui è il fondo della nave. Ok, vedo il cielo, il buco verso la superficie. Oh, se solo riuscissi a trovare un modo per arrivare lassù e uscire. Per questo che volevo acchiappare la scala. Però, stessi stronzo, che dobbiamo fare? Ah, no, non me lo dire, non è così. Non posso usare un pallone così. Non posso usare un pallone così. Non posso usare un pallone così. Ok, va bene. Proprio il dispositivo di galleggiamento non vuole prendere. Nessun pirata che si rispetti si farebbe vedere in giro indossando questa roba. Scusami. Non posso usare un pallone così. Non posso usare un pallone così. Ma non pensavo posso usare che fosse... un pallone così. Oh, pensavo che il doppiaggio lo avrei apprezzato. Mi voglio uccidere. Detto questo, andiamo avanti. Non posso usare un pallone così. Cosa sono le parrucchiature domestiche? Non so dove collegarla. Scusami. Una stupenda lavasciuga ad alto rendimento. Sì, preferivo anch'io senza doppiaggio. No, no, ma anche se lo metto in inglese è uguale. Lui continua a parlare, quindi non cambia nulla.
Affaricchetto domestico, ritratto, ghirlanda, scatola di cioccolatini, orsacchiotto. Adesso ho paura di sbagliare perché parla. Vergognose ricchezze. Vediamo le vergognose, magari gli piacciono le vergognose. Porta sfortuna sgraffignare un bottino sotto una scala. Proviamo a commentarle. È la più grande montagna di tesori che abbia mai visto. Ah, magari apro lo blow. Non è del tipo che si apre. Scusa. Curioso. Braccio salvagente. Non posso usare il braccio con quello. No, infatti. Un'idea di me. A meno che. Non posso usare il braccio con quello. No. Posso prendere le ricchezze. Non posso usare il braccio con quello. No, no, no. Non posso usare il braccio con quello. Sono già perso. Sono blind, ragazzi. Non so una sega, non consigliate niente. No, non credo che in inglese siano meno fastidiose. Semplicemente il problema è che ripete sempre le stesse cose. Non me la fa prendere la ciambella. Vediamo. È ossuto, sinistro, eccetera. È un braccio di scheletro. Capitolo 2. Ah, posso leggere più uno. Frusta, una questione irrisolta. Capitolo 3. Grazie ad Efren per la sub. O trichechi. Ma che differenza fa? Come? Questo, con questo avevo già non provato. Non posso usare un pallone così. Sono molto festosi. Vedo. Con due balle. Sono divertenti, ma devo usarli con qualcos'altro. Sì. Perché miseria. Lì è in alto. Quindi io ho dato per scontato che i palloncini con l'elio mi portino su. Devo usarli con qualcos'altro. Sì, ma con che cosa posso usare dei palloncini? Non credo ci sia la possibilità di tornare nella stanza di prima. A occhio. Ma infatti, vedi. Scala, ricchezza e cazzi. Nulla, nulla, nulla. Allora, ragioniamo con quello che abbiamo. Abbiamo la bottiglia di champagne che non usa. In realtà non usa niente, quindi probabilmente mi sono perso qualcosa da cliccare. No, non volevo. Ok. Non posso usare il braccio con quello. No, ma neanche io pensavo fosse così. Era giusto per provare. Oh, non saprei, sapete. Non è che devi impilare gli oggetti. Sì, ma non. Anche volendo fosse così, non li posso toccare. Non posso usare il braccio con quello. Non posso usare il braccio con quello. Non posso usare il braccio. Non posso usare il braccio. È brutto fare così, però. Provare tutto con tutto fa cagare. Il braccio con quello. Infatti, è comunque sbagliato. Non raccoglie niente. In effetti, si farebbe vedere in giro indossando questa roba. Vedo già di lui più di quello che vorrei. Sì, braccio palloncino ci ho già provato. È una bottiglia di spumeggiante formaldeide. Buona annata anche. Formaldeide. Nah. Devo raccogliere una cosa, ma non la trovo. Chateau in Balsamo. Ah no, è lo champagne, è il nome dello champagne. Ok, ha cambiato nome. Immaginavo che mi stessi perdendo qualcosa, ma non riesco a trovare. No, sotto la scala non c'è una fava. C'è qualcosa che ho provato a non prendere. Quella roba è disgustosa, anche per un pirata. Non saprei, sembra un po' sinistro. L'orso è troppo grosso da portare, il pugnale non so dove collegarla. Il mio giradischi è rotto ed è impossibile trovare una puntina quadrifonica in tutti i caratteri. Allora, ho trovato il sacchetto, non so dove sia. È un sacchetto di spiccioli di legno, un piccolo tesoro. Ehi, era c'è qua. Un grande anello con diamante dietro questo sacchetto. Raccogliamolo. Ok, e già adesso possiamo ragionarci su. Sacchetto di spiccioli di legno, ha detto. È un sacchetto di spiccioli di legno. Che cazzo è un sacchetto di spiccioli di legno?
non ha bisogno di gioielli. Ci ho pensato, però è carina come cosa. Non voglio forare, non posso usare un pallone così. È un anello di diamanti. Il diamante può rompere il vetro, in teoria. Ok. Mio Dio. A posto. Sacchetto di motivi fatti neni. Ho capito, ma non vuol dire. Dommi, sono 8. Che lo scrivere e contare è sempre 8. Se lo metti in orizzontale è infinito. Come le volte che la seguirò, si risuberà. Grazie mille. Guybrush? Guybrush? Oh, ragazzi, Sacchetto non lo vedevo, È stato caso. Giuro. Sì, Elena. L'ha usato poi il dispositivo di galleggiamento, eh? Sul serio quello che hai detto? Che sono l'unico uomo che tu abbia amato? Sì, Guybrush. È la verità. Elena, oh, no. Io sono un uomo d'azione. Un gradasso. Un gradasso? Un vagabondo. Un uomo che può trattenere il respiro per 10 minuti. Che palle. Non ho legami né rimpianti. Seguo il vento e vado dove mi porta l'avventura. Bravo. Ma in qualche modo qualcosa mi guida sempre. Guybrush, finiscila. Elena, vuoi sposarmi? E là, con lo stesso anello con cui abbiamo sfondato il tutto. Wally, sei vivo. Ma come sei sopravvissuto all'esplosione? Sono stato sbalzato fuori. Fortuna che non avevo la cintura di sicurezza. Wow, Elen, che anello. Grazie Mechila per i 9 mesi. L'anello di fidanzamento di Guybrush. E sicuramente è maledetto. Somiglia a quel grosso diamante che LeChuck teneva nella stiva. Sai, quello con quella orribile, sfigurante maledizione voodoo. Sono sicuro che Guybrush non ti avrebbe dato quell'anello. Devo andare. Ho sentito che c'è un posto dove tolgono i tatuaggi qui sull'isola. Al matrimonio! Guybrush! Però ho detto sì. La maledizione peggiora. Oh no! Che ragazza d'oro! Me lo metti in tasca? Sarà contenta di questo. No, dire di no. Ah. Peserà una tonnellata. Oh, senza offesa. Chissà quanti carati. No, ho pessima idea. È Elena. Devo trasformarla in qualche modo. Ah, il frame rate. No. Dice, benvenuti a Puerto Pollo dalla confraternita del pollame di Plunder Island. Ok. Il centro Long John Silver per le arti teatrali presenta Spear. Come? Ok, vediamo un po'. Tizzone ardente, mettetelo in tasca. Vai. Ehi! Il ponte, ok, lì in fondo pollo selvatico, mettetelo in tasca. Meglio di no. Targa, che c'è scritto? È una targa informativa posta dall'associazione naturalistica di Plunder Island. Pollo selvatico di Plunder Island. Appartiene alla fauna più comune di Plunder Island e per questo dà il nome alla capitale, Puerto Pollo. Ok. Di qua c'è un'altra via, lì ci sono dei segni voodoo, fammeli vedere. Lì c'è un altro pollo. Misteriosa. Come misteriosa? Che misteriosa. Vado. Il ponte mi sembra rotto. Dov'è? Dov'è Guybrush? Ah, eccolo qua. Ok, e sono partito da... Da qui, immagino. No. No, aspetta. Ma guarda che chi c'è? No, dopo. Aspetta, ero al fortino? Ma dove cazzo ero prima? Ok, ero al fortino. Perfetto, almeno abbiamo capito dove siamo partiti. Siamo partiti da Fortino. Poi c'è un punto di domanda. Svariati punti di domanda. Nessuno sa un cazzo. Ah, perché non sai il nome finché non ci vai. Quindi andiamo alla palude con le donne nude. E qui c'è il nostro amico di prima. No, però ci parlo. Sembra che sia stata sbattuta qui da un tifone. Oh, eccolo qua. Nah. No, non ci parla. Niente. Ancora tu. Semplicemente la più terrificante personificazione del male mai vista. Poi sì, c'è Simo. Certo. Ti porto un avvertimento dal regno degli inferi. Non proseguire in questa palude. Torna indietro. Torna indietro. L'oscurità ti avvolgerà. Ma è qua da 5 minuti.
Come hai fatto ad arrivare lassù? Grazie alla pura forza di volontà. D'accordo, sono stati quegli strani bambini voodoo. Come gli strani bambini voodoo? Piaccia e mi misero in cima a questa lancia. Credevano di essere spiritosi. Hai bisogno che ti aiuti. Grazie a Jackin per gli 8 mesi. Non ho bisogno d'aiuto da voi miseri mortali. Mi scusi. Io sono Murray, il teschio del potere demoniaco. Va bene, chiedevo soltanto. Ma non fai intendermi, apprezzo l'offerta. Cosa sai sulla guarigione dalle maledizioni? Non credo molto. Sono pratico di malocchi. Ecco perché sono un teschio parlante senza corpo sulla punta di una lancia nel mezzo di una palude. Immaginavo. Sembri amareggiato. Mi spiace. Meglio che grazie. Mi piacerebbe fare 2 chiacchiere, ma devo andare. Ok, procediamo. Relitto, cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Non c'è una fava? Vai. E anche il doppiatore di Mr. Crab, è vero. Vero. C'è la signorona, eh? Macchietta per gomme da masticare. L'agita? Non sono un vandalo, sono un pirata. Scusami. Alligatore? È un grosso alligatore impagliato con una lingua stranamente lunga. Lingua di alligatore, mia. Ma ci si rivede, signora! Chi sei? E ma come chi sei? Sappiamo già chi è. Sono una portatrice del dono della seconda vista, dedita alla manipolazione. Ma c'ha le scarpe... A beneficio dei miei clienti. Sei una consulente di moda? Beh sì, ma non mi stavo riferendo a quello. Sono una sacerdotessa voodoo. Grande. Tra parentesi, tu sei un autunno. Ma tu sono in autunno, scusami. Sta primavera del cazzo. Grazie a Divan per i 5 mesi. Grazie Gatto per le 1000 risate. Grazie a lei per i 5 mesi. E grazie anche a Zygel. Io sono gomma, tu sei colla. Non ti ho già visto da qualche parte? Sì, tipo, noi sempre. Noi ci conosciamo da molto tempo, Guybrush Threepwood. È passata volontà. È il doppiatore di Plankton, non Mr. Crab, avete ragione. È comprensibile che tu mi rammenti. Ci incontrammo su Melee Island, la prima volta che tentasti di divenire un pirata. Sì. Aspetta un attimo, stiamo per fare una di quelle scene di flashback? Mi fanno sempre venire la nausea. No, la farò breve. Brava. Ti aiutai per 2 volte a sconfiggere il malvagio pirata LeChuck. Però sconfitto non è. Sto preparando l'antiradice voodoo. Sì. Comincio a ricordare. Bravo. E quindi di nuovo aiutandoti a preparare una bambola voodoo con le sue zompesche sembianze. Che in realtà quello l'ho fatto da solo. Non c'era lei, ma ok. Mi hai aiutato tanto e non conosco ancora il tuo nome. Questo è vero. Sono conosciuta con molti nomi su tante isole. Ma i nomi sono poco importanti. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro, Guybrush Threepwood. Sì, hai ragione. Ehi, ti stai prendendo gioco di me? Sì. Non me lo sono nemmeno. Ho tante di quelle storie da raccontarti. Non credo di freghi niente. Sì, bene, io avverto una grave interferenza. Devo andare. Ma ti devo parlare di LeChuck e di Hélène. Ora sto per scomparire in una grande esplosione di luce. Copriti gli occhi. No, 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 aspetta. È cominciato tutto su Dinky Island. Sapevo che LeChuck era vicino. Sto per scomparire. Da un momento all'altro. Ok, ok, niente storie. Bel posto. Mi piace come lo hai sistemato. Grazie, perdona il disordine. I ragazzi sono venuti a giocare con le loro bamboline voodoo di carta. Oh, sono bambini adorabili. Vuoi vedere le fotografie? Grazie Zana per la sub. No. Forse è più tardi. Sì, non c'è tempo per questo. Avverto che qualcosa di terribile sta per accadere. Ehi, sei brava! Qualcosa di terribile è già successo! Mi sono finalmente dichiarato ad Hélène. Ma no, non è quello il problema. Non mi sembra poi così terribile. E quando le ho dato l'anello di fidanzamento è stata... Ma che si sbaglia? ...una maledizione pirata e tramutata in una statua d'oro per l'eternità. Scusate. La giornata... Spiega tutto. Ero stata colta da un'ondata di inarrestabile odio e rabbia.
Sì, quel LeChuck è davvero un cattivone. Stavo parlando di Elena. Oh. Non c'è tempo per preoccuparsi di questo. Dobbiamo fare in fretta. Niente panico, Guybrush. Sarà al sicuro finché non avremo annullato la maledizione. Tu devi preoccuparti solo che non venga rubata. Dove l'hai nascosta? Nascosta? Non l'hai nascosta? Una statua d'oro massiccio su di un'isola piena di pirati. A che diavolo stavi pensando? Vai, Guybrush, corri, prima che sia troppo tardi. Secondo me è già troppo tardi. E infatti c'è un cartello addirittura, è una nave che Elena! Se ne va. Vabbè. Devo riaverla. Bravo. È così imbarazzante. È abbastanza. Sembra che abbia bisogno di un aiuto. Sì. Ah, cioè è andato e è tornato, ok. Ha fatto tutto lui. Qualcuno ha rubato Elena. Questo è terribile. Sarà difficile riaverla indietro. Tu sai chi l'ha rapita? Non per certo, ma sospetto che siano stati quei sordi di pirati all'ancora a Danger Cove. Puoi darmi qualcosa per annullare la maledizione? La maledizione di LeChuck è molto potente. Alimentata dalla sua intensa rabbia e frustrazione nei confronti dell'altro sesso. Attenzione, misogino! Non ho niente per togliere una maledizione così potente, ma... C'è. Grazie a Christian per i 9 mesi, buongiorno a lei. Dimmelo. Devi sostituire l'anello maledetto con uno puro di valore uguale o superiore. Alla Indiana Jones, quindi. La stima sono 2 mesi di stipendio. Come? Ok. Dove posso trovare un enorme diamante libero da maledizioni? Beh. Le leggende narrano di un enorme anello di diamanti su Blood Island. Ok. Blood Island, non la conosco. Ti sarà presto. Ha finito di lanciare sti petardini? Sta fastidiosa. Ma devi essere cauto, Guybrush. Ho visto che il tuo viaggio sarà colmo di pericoli e di trappole. Ho visto anche che Blood Island sarà il luogo dove tu morirai. Ale, grazie signora, gentilissima. Morirai, hai detto morirai, proprio io, morto? Fantastico. Come? Non c'è un modo meno pericoloso. E infatti? Il valore dell'anello di Blood Island è essenzialmente sentimentale. Rappresenta un amore vero, puro, una forza più grande di ogni altra al mondo. Spoiler! Oh, che bello! Io credo di avere qualcosa nell'occhio. Non farti beffe di una sacerdotessa voodoo. Sia tranquilla, signore. Come ci arrivo a Blood Island? Ti servono 3 cose. Vai. Una mappa di Blood Island, poiché il viaggio è lungo e pericoloso. Poi? Una nave solida che ti conduca laggiù. Semplice. E un equipaggio esperto. Mappa, nave e ciurma. Bene. Come farò a trovare l'anello su Blood Island? Tutto ciò che posso dirti è che vedo una lunga e dolorosa storia collegata a quell'anello. È vero, signora. E sento una profonda tristezza attorno ad esso. Ne saprai di più una volta che avrai davvero trovato l'isola. Blood Island sembra pericolosa. Devi venire con me. Non viene. Non posso. Ho vissuto su 3 diverse isole negli ultimi 6 anni. Sono stanca di viaggiare. Inoltre devo ancora pagare il mutuo di questo relitto. Ma chi mi darà consigli e informazioni? Devi venire. Sei la mia unica speranza. Avevo anche Nobi. Ce n'è un'altra. Attenzione. Blood Island, sto arrivando. Va bene. Che isola è questa, comunque? Sei sbarcato su Plunder Island. Plunder Island, ok. Plunder, bottino, suona appropriato, molto piratesco. Naturalmente. È una specie di comunità per gli ex pirati a riposo, qui le loro. Sembra okay. Eccitante. Ultimamente c'è stata anche troppa eccitazione sull'isola.
riguardo il governatore Marley, le ciocche e il pollo gigante. Come? Cosa mi dici della storia del pollo gigante? Ah, sì, Guybrush. Sei sbarcato su di un'isola stretta. Come? Nella fretta e fiscida morsa della paura. Va bene. Grazie, Hughes. Bella per questo 27esimo anniversario. Grazie mille. Finché la grande bestia non sbarcò sulle nostre coste. Alcuni dicono che fu mandata per far pagare agli isolani la loro crudeltà. Altri parlano di destino. Qualunque sia la causa, egli arrivò. Un pollo gigante? Era il pollo diavolo. Un pollo diavolo gigante. Alto come un uomo e forte il doppio. Grazie ragazzo di città, bella zio, grazie mille. Attraverso la giungla. Nessuno ha mai visto la bestia, ma nelle notti di luna piena le sue strida fanno ghiacciare il sangue nelle vene a chiunque su quest'isola maledetta. Nell'oscurità della notte cova pazientemente, guardando, aspettando fino al giorno. No, 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 aspetta, non dirmelo, voglio indovinare. Sta architettando un piano diabolico. Girovaga per tutta l'isola, vendicandosi orribilmente di tutti coloro che catturano e mangiano i suoi piccoli fratelli. Boh, fammi il piacere. C'erano altri come te, scettici, a proposito della vera natura della bestia. Ma ora sono tutti morti. Giusto. I loro corpi martoriati a sangue dal suo selvaggio becco. Ma sono sicura che tu non hai nulla di cui preoccuparti. Sì, giusto, come dici tu. Un po' lento l'inizio di questo gioco. Grazie, ho sentito tutto ciò che mi serviva. Vorrei sapere a quale incantesimo voodoo stai lavorando. Incantesimo voodoo? Oh, questa è solo una fonduta che sto preparando per la cena. Vuoi assaggiare? C'è il petardino dentro adesso. Di cinco dentro. Che schifo. Passo. Vabbè, grazie. Grazie per l'aiuto, devo scappare. Li ho giocati tutti, ragazzo, fino adesso. Sono andato in ordine. Non avrebbe senso giocare il 3 senza aver giocato l'1 e il 2. Grazie a Shijvak a metà strada verso l'anno. Grazie mille. No, volevo raccogliere, scusami. Bambola voodoo. Vai, tira su che non si sa mai. Non mi serve. È solo un giocattolo. Come? Colla. Tu sei gomma? La colla l'ha presa, bravo. Forbici giocattolo. Non mi servono queste stupide piccole forbici. Mamma mia, c'è bisogno di insultarle anche, le stupide piccole forbici. Ok. Direi che non abbiamo più una sega da raccogliere allora. Meno che non voglia... Ah, lo spillo, aspetta, c'è lo spillo. Che sollievo. Ok, ho tolto lo spillo da questa bambola, ma posso rimettercelo? Aspetta. Sono sicuro che non serva a nulla. Dopotutto è solo una bambola voodoo di carta. Che palle. Però l'ha fatto. Bravo, andiamo. No, no, ma sono sicuro che diventi uno dei migliori. Però anche il 2 aveva un inizio bello lento. Porca miseria. Allora, non è proprio dove ci siamo stati. Posso andare a vedere lì? Non posso andare lì. Posso andare qua al fortino dove eravamo prima. E qui... Allora, andiamo in ordine, andiamo prima qua. Qui dove c'era il ponte? No. Buonasera. Limonata. Buongiorno. Piccolo pirata. No. Adesso sono abituato a cliccare col destro. È un boccale per limonata. 5 centesimi.
Eh no, volevo parlare con lui in realtà. Nota legale? Il consiglio medico di Plunder Island ha verificato che gli ingredienti di questo prodotto possono essere nocivi o fatali se ingeriti. Pensa un po'. Salve amico, siete aperti? Grandioso! Cosa posso venderti oggi? Il mio primo cliente! Questa allora è davvero una grande giornata. Wow. Salve, mi chiamo Kenny. Kenny Falmouth. Sarebbe favoloso se tu comprassi un po' della mia limonata. Non ho soldi. Costa solo un nichelino. Inoltre, non ho soldi. Offro ai miei clienti dei boccaloni senza fondo. Sembra un buon affare. Interessante. Devo andarmene. Addio, signore. Madonna, addirittura, addio. Arrivederci. Ok. Danger Cove. Non leggerlo. Pericolo, non entrare. Ok. Percorso naturale della società naturalistica di Plunder Island, benvenuti. Citofono per il sottopassaggio. No. Come no? Paradiso del pollo di Barbagialla è il citofono per il sottopassaggio. Ipecacuana. Cephalis ipecacuana. Una vite rampicante comune su tutto il territorio di Plunder Island. Posso raccoglierne una? Lo sciroppo prodotto dai fiori di ipecacuana era usato dai primi coloni di Plunder Island come lassativo. Ok, interessante. Questa è sicuramente una cosa utile. Raccogliamo questa. Wow! Questa giungla è fitta. Ma no, devi raccogliere. Ho bisogno di qualcosa di affilato se voglio farmici strada attraverso. Ok, ma io volevo il coso in realtà. Vabbè. Probabilmente poi con la cosa lì di Capuana ci facciamo fare la diarrea alla gente. No. Cespuglio. Esempio di uno dei molti cespugli decorativi usati per i paesaggi panoramici di Plunder Island. Ok. Cos'è che non ho letto? Ho già letto. È il citofono per il sottopassaggio. Ti senti giù perché la tua ragazza è diventata d'oro? Vieni alla palude. Vieni a farti predire il futuro. Voodoo e altro. Precedentemente solo voodoo. Visita la nostra nuova sede su Plunder Island. Ok. Ah, devo parlarci col citofono. Ok. Prego. Non ti capisco, cosa hai detto? Ma lo stesso doppiatore? Lascia perdere. Ok. Non troverò nulla in questo fango ficcandoci la mano dentro. No, ma magari te lo mettevi in tasca. Ok. È un vecchio pennone convertito in insegna per negozio di polli. Pare che vendono i polli. Prego, mi insinuo. Che simpatico lui. No, dire vero no. Certo. Però dico di sì. Una prenotazione. Fammi vedere il biglietto. Ma c'è un morto qua a tavola, niente, scusami. Niente biglietto, eh? Madonna, subito, così, incazzato. Pezzo di merda. Immagino che questo sia sottopassaggio. Boh, andiamo di qua. Dove va? Alla memoria dei polli che diedero le loro vite durante la grande celebrazione del piatto del giorno di Puerto Pollo del 1621. Che palle. No, leggi lo standardo, Gabriel. Il centro Long John Silver per le arti teatrali presenta Spear. Posso aprire? È chiuso. Oh no, vai qui nel vicolo. Grazie a Gino per i suoi 25 mesi. Ok. Adesivo di Blood Island. Lo rubo. È attaccato al baule. Il baule lo possiamo aprire? È un adesivo di Blood Island. C'è scritto: Blood Island è per i grassatori. Un messaggio dall'ente turismo di Blood Island. Forse l'artista che possiede questo baule sa come raggiungere Blood Island. Sembra troppo pesante da trascinare. Corona finta. Spada finta. Non ho bisogno di questa roba. Ma lo dici sempre, poi invece...
Non ho bisogno di questa roba. No, mi piaccio al naturale. No. Carino che ci sono mi tutti i riflessi. Mi chiedo se c'è una parte in questa commedia per un audace e brillante pirata. Capotto da pirata, vai. Troppo grande per me. Ho capito che hai brush che rompi i coglioni. Sembra che ci sia qualcosa nella tasca del cappotto. Qui dentro c'è un guanto. Non l'hai raccolto però, prendilo. Ok. Non voglio disturbare i poteri mistici. È vuoto o è pieno? Non voglio disturbare i poteri mistici del cappello. Guardami mentre sparisce. Niente nelle maniche. Ma quanto sei allontanato? Un libro. E voilà. Ok. Ehi, ha funzionato. C'è qualcosa dentro. No, no. La C del ventriloquo. L'ABC del ventriloquo. La C del ventriloquo. Ok. Mi chiedo se c'è una parte in questa commedia per un audace e brillante pirata. Ciao. Testa di mulo? È una maschera da mulo. Però, posso prenderla? Non voglio fare il somaro. Ehi, so bene a cosa stai pensando. Quindi smettila subito. Che palle. Lance finte, non le prende. Non ho bisogno di questa roba. Vai, vai, vai. Tessere o non tessere? Non me la ricordo così. Salve. No, non va bene. No, direi di no. Aio! Come io? Cos'è questa squallida schifezza che state provando? Ma questa è l'opera somma del bardo. Davvero sei convinto che sia così brutto? Dai. Ah sì, è davvero così brutto. Oh, lo sapevo che non avrei dovuto modificare il testo. Ma perché ha modificato il testo? Come posso essere stato così arrogante da porre la mia indegna mano sull'opera del maestro? Hai riscritto Shakespeare? La nuova principessa di Disney. Sono stato costretto. Mai una sola persona è venuta ad uno dei miei spettacoli. Oh, questi pirati rozzi e stupidi, non sufficientemente maturi per confrontarsi con la propria sensibilità innata. Così ho riscritto l'intero libretto. Madonna. Ho condensato lo splendore di intere decadi in una rivista di 45 minuti. Però. Spera. Una compilation teatrale. Come? Ok. Posso partecipare al vostro spettacolo? Fammi vedere. Non hai le mani adatte per una carriera brillante. Non immagini quante volte l'ho sentito. Sei stato a Blood Island? Ma certamente. Una volta l'unico posto nei Caraibi adatto ad un artista era Blood Island. Quelli ci torniamo? Erano bei tempi. Eravamo giovani e forti. Oltrepassavamo i limiti della nostra bravura. Oh, quanti spettacoli azzardati e provocatori abbiamo fatto. Non avevamo paura di scocciare o offendere la grossolana sensibilità del nostro pubblico. Cosa rappresentavate? Più che altro cabaret. Potresti dirmi come trovare Blood Island? Il mio agente, Pallido Domingo, si occupava degli spostamenti. Lui dovrebbe sapere come arrivarci. Dov'è? Hai qualche idea di dove potrei trovarlo? È un membro dello Zolfo Beach Club, qui su Flander Island. Puoi trovarlo lì. Ok. Cosa dicevi di sapere a proposito di Blood Island? Il mio agente. Ah no, ok. Pensavo... È più facile trovarlo allo Zolfo Beach Club. Non si può skippare più. Vabbè. Continuate pure. Coraggio, Slappy. Devi fare di meglio. Lo spettacolo debutta oggi. Albero da palcoscenico. Alberi finti di questo ceppo venivano usati dai primi coloni. Mi piace che ci sia il cartellino per l'albero di scena. È tra
troppo ingombrante da... troppo ingombrante, lo dici te. Non riesco a ricordare. Il balletto acquatico. È la tomba di Yorick dell'Amleto. Perda brutto. Ma c'è due gambe di legno. È semplicemente nauseante. Ma parlaci, poverino. Ma dimmi, come ti sei trovato coinvolto in questo spettacolo? In realtà io sono un doppiatore. Ma ciò che voglio fare davvero è recitare. La gente non ti prende sul serio se sei un doppiatore. Incredibile. Sì, non trovi? In gamba. Grazie. Poi do alle fiamme Tebe, sconfiggo il suo esercito. È il balcone di Giulietta. C'ha anche coso, l'asse da pirati, ma va bene. Non ho bisogno di un asse per camminare. Temo che abbiano cambiato il finale di Giulietta e Romeo. Che sciocchi possono essere codesti monolisti. Ok. Non sarò mai pronto per questo spettacolo. Non credo che gli piacerebbe. Ma che non ho le mani adatte. C'è tutta quella storia di a me gli occhi. Bon, per adesso non c'è una sega da fare. Credo che il problema sia la lentezza dei doppiatori nel parlare, dire le frasi. Hai capito, Gabriel? Bravo. Perché in gamba. Posso venire qui sotto? Sì, ma non serve una fava. Quindi andiamo oltre. Ah, sì che serviva. Vabbè, dopo. Ah, porta misteriosa, aspetta. Ok. Frame. No. Boh. Però qui era chiusa da questa parte, scusa. Ah no, me l'ha sbloccata probabilmente. Comodo, grazie. Lancio del tronco? Che strana pila di tronchi. Non abbiamo la pala. Non abbiamo la pala, è vero. È un enorme barilotto di rum frigibudella invecchiato. Però non abbiamo il bicchiere. Ci servono 5 centesimi per il bicchiere. Albero della gomma. È brulicante di formiche. Sì, no, beh, quello è chiaro, Gabriel, però non posso sperare di farcela. Loro parlano molto lento e un cambio tra una voce e l'altra, cioè tra una frase e l'altra, giustamente perché andavano per righe, perché tu potevi avere più scelte. Albero della gomma di Sumatra. Bella, donato bella a Puerto Pollo dalla nostra città gemella di Vacaville, Sumatra. Questo è l'unico albero esistente di questo tipo nell'intero emisfero occidentale. Oh, la Madonna. È il simbolo eterno dell'amicizia fra le nostre due città. Un po' eccessivo. Albero caraibico della gomma, uno dei molti alberi della gomma comuni su tutto il territorio dei Caraibi, usato come materiale da costruzione per navi. No, scusami, posso raccoglierne uno? Non credo. No, per un attimo pensavo avesse raccolto. Alice, dalla quarantena ci siamo stufati, ma del gatto non ci si stufa mai. Sinceramente, sta facendo un grandissimo lavoro con video del canale live. Grande rispetto, grazie mille. Grazie mille, mi fa molto piacere. Porta misteriosa, proviamo. E finiamo. Ah. Però non ci resta. Interessante. Ok. Posso velocizzare i sottotitoli, ma non i dialoghi. Andiamo qui sotto, allora. Spero che sia come nel 2, le prime due ore, e poi dopo inizia a lasciarmi fare quello che devo fare, perché veramente... Santo cielo. Grazie a Red Oak per i suoi 14 mesi. No, scusami. Ah, perché mi serve ad arrivare fino a qua. Perché qui a Puerto Pollo non c'è una fava, no? No, perché c'è una freccia che va in su. Ah, ok. Caro cliente, alla costa dei barbieri. La costa dei barbieri. È un'avventura. Ah, io, se
Vuoi tagliarti i capelli? Dovrai attendere che finisca col capitano Rottingham. Siete dei barbieri pirati. Preferiamo il termine bucanieri del capello. Grande! Ah. Forse voi potreste aiutarmi a trovare questo enorme diamante che cerco. Diamante? Sì, pare che sia enorme ed è nascosto a Blood Island. Blood Island? Mai sentito parlare. Di Blood Island? Buffa, davvero. Devo liberare la mia ragazza da questa maledizione che l'ha trasformata in una statua d'oro. D'oro? Aspettate, forse sto parlando troppo? Sapete perché il simbolo dei barbieri è quel circolo bianco e rosso? Il circolo bianco e rosso, anzi no, ve la prendo un po' più distante. All'epoca i barbieri fungevano anche da dentisti e microchirurgia sostanzialmente, quindi non solo ti tagliavano i capelli ma facevano anche queste operazioni, e il bianco e il rosso praticamente erano la simbologia dei panni che venivano lasciati a stendere, bianchi puliti e rossi pieni di sangue. Grazie a Zero, manca solo un mese e 3 anni, ormai il mio di 3 è lontano. Facevano anche i salassi, sì. Che dobbiamo fare? È storia, mi rubo un pettine. Però i pettini ce li hanno... come si dice... Che fa? Giù le mani dai pettini, sono i nostri. Come si dice... disinfettati. Zampe da quel pettine o ti taglio il codino, ladro! Scusami. Sembra irritabile. Lo è. Salve, sono Guybrush Threepwood. Capisco. E non me ne frega niente. Ah. E così tu saresti il capitano della nave, eh? Non un qualsiasi capitano. Mi dire che non hai mai sentito parlare del capitano René Rottingham. Non ho mai sentito parlare. Sono semplicemente il capitano più astuto e delegato che abbia mai veleggiato nei Caraibi. Vorresti unirti alla mia ciurma? Moi? A servire nella tua ciurma? Per favore, non farmi prendere da una crisi isterica mentre questo boffone mi sta facendo i capelli. Grazie a Pete, 43 come 41 più 2, anche se meno attivamente la si segue sempre. Grazie mille. Lo sai che stai iniziando a ingrigirti? Non sono io, certamente. Al fuoco, si salvi chi può! Credo che le autorità abbiano la situazione sotto controllo. Giusto per scrupolo, barbiere. Vai col balsamo. Grazie, Waxstep. Gioco preferito della mia infanzia, grandissimo gatto. Goditelo, gli enigmi sono ficcantissimi. Ma io infatti non vedo l'ora di arrivare agli enigmi, perché per adesso, porca vacca, se i dialoghi sono pesanti. Grazie a Giulio, che ha esteso l'abbonamento e ha ricevuto il regalo da Standler John. Grazie mille. Mi sembri occupato, torno più tardi. Vediamo se quella forbice lì la posso pigliare. No, scusami. Non ci arrivo. Ho visto. Maniglia. Oh, adesso lo catapulto. Stupido balordo! Scusami. Ehi là, sono Guybrush Threepwood e sono un temibile Zitto! Rata! Non lo distrarre mentre lavora sulla mia testa! Aio, amico! Aspetta il tuo turno! Così fanno i pirati! Uè, yambabè! Grazie Valanga Sotti, che belli momenti! Super gatto Quark! Modestamente. Libro di acconciature, vediamo un po'. Coiffure per il pirata elegante, edizione primavera. Però se rubo, ladro. Va bene. Ferma carte. Non toccarla, maledetto pazzo. Questo cimione rovinerà il mio taglio. Ah, ho capito. Quindi lui deve guardare per forza nel libro per potergli fare il taglio. Pirata calvo, parliamoci. Sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. Quindi? Quindi, piacere di conoscerti, signor... Bill. Bill? È un nome da pirata, Bill. Perché? È un barbiere. Bill Tagliagole. Ah, capisco.
Questo mette le cose sotto una nuova luce, no? Hai mai pensato di tornare alla pirateria? Forse, un giorno, se troverò il capitano giusto. Perfetto. Abbiamo trovato la ciurma, secondo me. Io sarò il tuo capitano, verso Blood Island e una grande avventura. Vuoi venire? No. Tu, un capitano. È dura. Io sono il temibile pirata che sconfisse le Chuck. E come puoi dimostrarlo? Ho un sacco di belle storie. Tesori, immense distese di oro e diamanti, scettri d'oro massiccio, cose del genere. No. Beh, ho questi spiccioli. Di legno. Sì, infatti, lo so perché. Un bel cacciatore di tesori. Non troveresti dell'oro in una gioielleria. Scommetto che troverò dell'oro. Attenzione, magari li convinco. E quanto vorresti scommettere? Olà. Beh, ho questi spiccioli. Sempre il legno. Torna quando avrai qualche vero tesoro da mostrarmi. Ok. È stato un piacere, ciao. Ehi là, sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. Naturalmente. Va bene, allora tu chi sei? Edward Van Helgen. Ma come? Come? Il mio nome è il più temuto da ogni pirata. Eh certo. Edward Van Helgen. Sì. Mitico. Vorresti unirti alla mia sempre più folta ciurma? La tua ciurma? E chi vorrebbe entrare nella tua ciurma? Vabbè, suoni. Passo. Andremo a Blood Island. Mi dispiace, Threepwood. Per quanto desideri navigare di nuovo, non potrei servire un capitano che non fosse un gentiluomo mio pari. Io sono un gentiluomo, vecchio, grasso, idiota e vigliacco. Allora provalo. Se mi sconfiggerai in un duello tra gentiluomini, mi unirò a te. Ottimo, okay. Andiamo a duellare. No. Ci sono delle... Non ho una spada, effettivamente. Se vuoi duellare con me, devi insultarmi sufficientemente. D'accordo. Che palle. Che buon profumo che usi. Ti sei davvero rotolato nel letame o ti sei solo passato un dito dietro le orecchie? Non è il genere di insulto che avevo in mente. Ok. Ti ho già detto che sei un vecchio, grasso, idiota e vigliacco? In effetti lo hai fatto. E non mi hai impressionato. Ehi, hey, bella maglietta. Da quanto tempo sei daltonico? Ti prego. Molto appropriato, tu combatti come un vitello. Questo è vecchio. Torna quando avrai del materiale più fresco, ok? Va bene. Non ti voglio insultare, perché non possiamo lasciar perdere? Ehi, hey, guarda che ore sono, devo scappare. Ok. Vediamo se ci sono altri buchi dove non sono riuscito ad infilarmi. No, vabbè, è abbastanza chiaro in realtà. La freccia è giusta di qui. Vedi. Sì, era veramente la persona meno grassa del mondo, ma ok. Eccoci. C'è un vendor. Olio di frittura, da frittura. Lo rubo. Tanto mica mi dice niente. Potrei avere un po' del vostro olio? Quell'olio è per uso esclusivo del tecnico della friggitrice. È francese lui. Wolf Dark, 3 mesi, grazie mille. Sì, posso aiutarti? Il mio nome è Guybrush Threepwood e sono un temibile pirata. Threepwood? Devi essere il cugino di Skip, della Indiana, Rackham? Come stanno Muffy e i gemelli? Chi? È un ottimo pomeriggio per la spiaggia oggi. Non troppo affollato. C'è un laboratorio di artigianato sulla spiaggia a sud e aerobica alle 2 e alle 4. L'acqua è calda e non troppo mossa. Ok. Attenzione soltanto ai corpi di zombie che ogni tanto arrivano dal mare. Ah, giusto, per via della nave. Devi tenere i bambini lontani dalla carne marcia. E il cannoneggiamento di stamattina non dovrebbe rovinarti il pomeriggio. Detto tra noi, gli zombie sono noti per non dare mai mance. Quindi è meglio che non prendano possesso dell'isola, no? Mostrami la tessera di socio e ti sistemeremo immediatamente. Non ho la tessera di socio. Tessera di socio? Ma se indosso già la mia t-shirt da socio? Niente tessera, quindi. Esatto. Bene, signore, ti trovi allo Zolfo Beach Country Club and Smorgy, facente parte del circolo ricreativo per pirati a riposo. È molto esclusivo.
Temo che senza una tessera di socio tu non possa utilizzare nessuna delle amenità del club. Non voglio un'amenità. Ne ho dovuta mangiare una volta ed è stato terribile. Permettimi allora di precisare che senza tessera non hai accesso alla spiaggia, non puoi usare i nostri teli da mare, non puoi avere nulla dal grill. Ok. Buona giornata. Però posso entrare lo stesso? Non posso avere i teli, non posso avere niente, però posso entrare. Ok, perfetto. Vediamo se troviamo una tessera. Non puoi. Ah, non posso neanche entrare. Ok, niente, come non detto, ho capito male. Sì, sì, ok, ok. Ho capito, sei stato specifico, ma per quello che ti pareva a te, faccia di merda. Ti faccio sparire perché sono mago. Tiè. Grazie Berto per i 30 mesi. Niente accesso alla spiaggia. Sì, ma pensavo non di poter... Non so, non so. No. Ciao. Ok. Scusate, non ho visitato per bene il fortino. Cabana. Ok, cabana dove c'è il coso. Puerto Pollo. Ok. Torniamo un attimino al fortino che non ho visitato per benino. Buona. Impronte di mani, non le avevo notate. Quei pirati di Danger Cove camminano sulle mani. Assurdo. Sarà mica delle scimmie? E ora si esplora, finalmente, cazzo. Che dice? No. Il ponte è inaccessibile. Ok, perfetto. Così. Tanto non c'è niente di interessante nel forte. E invece sì, il motivo mi serve sicuramente la cosa di Shakespeare, come si chiama? Il pezzo di legno del finale di Shakespeare. Proviamo a parlare al pollo. Aio! Perché aio? No, non credo ci sia interesse nel pollo, vado avanti. La passerella, vedi, Oscar, che ne sa di terminologia piratesca? Esatto. Allora, nella palude non c'era nulla di utile, se non erro. Nel fortino neanche. A sto punto io tornerei a Puerto Pollo. Non mi posso permettere però la cosa di limonata. Provo a dire, vorrei della limonata. Vorrei della limonata. Certo, ti ho già detto che abbiamo dei boccali senza fondo. Magari accetta le monete di legno. Ehi, non c'è fondo okay. In questo boccale. Ridammi i miei soldi. Mi spiace, ti avevo avvisato che i miei boccali sono senza fondo. Lo avevo avvisato, no, eh. C'è il risarcimento. Ma che razza di... Grazie mille. Torna quando vuoi. Grazie a Matt per la sub. Ehi, quel boccale è solo per i Ma clienti. Scusami un attimo, che soldi gli ho dato? Perché io non ho soldi. Vabbè. Quelli di legno? Eh no, perché non hanno una quantità, quindi sono infiniti tecnicamente. Ok. È un sacchetto di spiccioli di legno. Eh no, è per quello che non ho capito, non hanno una quantità, non... Vabbè, tintura. Tintura. È una grande tinozza piena di vernice rossa numero 2. Interessante. Grazie a Ray per la sub. Sono infiniti, ok, perfetto, grazie ragazzi. Allora, vediamo un po'. Proviamo a ventriloquare. Un po' tirata come cosa, ma tant'è. Ma non puoi usare la voce così. Allora vaffanculo, che ti devo dire. Il fango. Ah, la stia per polli. Non avevo notato neanche questa. È una stia per polli, ma non vedo nessun pollo. Perché è rotta? No. Forse devo raccattare i polli e metterli dentro la stia? Hai una prenotazione? Certo che ho una prenotazione. Grazie a Luca, la ringrazio infinitamente della compagnia che mi fa, signor gatto. Grazie mille. Fa posto ai clienti. A lei. Pagano. Niente, niente, niente. Ok, ok, ok. Aha. È una parte del complesso sistema di scolo del paradiso del pollo di Barbagialla. Ma non c'è nulla dentro. Ti ho detto di guardare dentro, ti ho detto di rubarlo.
riuscire a convincere qualcuno a darmeli davvero. Atto 4, no, forse... scena 8. Vabbè. Tu non sei un attore, via dal palcoscenico, cane. Cosa? Perché il manuale da ventriloquo? No. Taci e aiutami a provare. E poi faccio un po' di cabaret. Ah, ho capito, lui ha parlato. Insegnerò a quei pirati. La prima volta è divertente. Voi pietre, voi rocce, voi carne marcita, voi peggiori di ogni cosa non si. Ragazzi, mi sono perso roba. Ok, è la prima volta che ci gioco, un attimo. No. Continuate pure. Ci sono più cose vive nella dispensa della tua nave, Orazio, che in tutta la tua filosofia. Poi libero la bandiera. Ok. Di qua posso andare? No. Numeri col gesso. Ok, aspetta, magari li legge. Perché col gesso non sembra, sembrano scavati, ma ok. Mi chiedo a cosa servano questi numeri. A lanciare. Buongiorno. Al segnale acustico, l'ora esatta caraibica sarà 11, 30 e 17 secondi. Bip. Bravo. Allora, mi serve il bicchiere, ma il bicchiere fondamentalmente è bucato, quindi non so quanto mi possa essere utile. Che ci posso fare io con un bicchiere bucato? Ci potrei vincere una gara di bevute. Però comunque cavalletto. Posso prendere il cavalletto. È troppo pesante da spostare. Un bagliotto di rum. Amo il rum come ogni pirata, ma questo è un po' troppo. Capisco. Chiudo fuoco allora. Non voglio bruciacchiarlo con questo tizzone. Peccato, sarebbe stato divertente. No. Non voglio bruciacchiarlo con questo tizzone. Boh, metti via. Già. Cos'è che c'era qui? Ah sì, ok, ci siamo già stati. Quella è la porta che mi porta indietro. La fontana. Osservami la fontana per benino. Okay. Alla memoria dei polli che diedero le loro vite, okay, mi ricordo, durante la grande celebrazione del piatto del giorno di Puerto Pollo del 1621. Sì. Ok, torna indietro. Tornare indietro, brutto testa di cazzo questo. Allora, il fango non me lo prende, la stia per polli è rotta e non posso aggiustarla. Ma che il braccio scheletrico non lo possa dare all'omino del coso del bagnomaria. Ma che si incazza perché gli danno fastidio i pezzi di cadavere che vanno tenuti lontani, lui si distrae, si allontana e io gli rubo la frittura. Può essere, boh, vediamo. Non credo che gli piacerebbe. No, infatti, come non detto. Grazie, carissimo. A meno che non gli possa fare l'inganno della catreca. Scusa la scortesia. Schiaffeggiami pure, dopodiché fai l'uso che preferisci delle strutture del club. Non mi interessa. Non così in fretta. Non importa. Ho fatto la sua imitazione, praticamente. Però non... È pieno di piatti sporchi. Ma non voglio portarmelo in giro, è freddo. Ammetto di non aver capito. Allora, qua è pieno di polli.
Molti più di prima, se non erro. No. Sembra pericoloso. Non c'erano tutti questi polli, poc'anzi. Questo fortino ha visto giorni migliori. Direi anch'io. Meglio di no. Ma cosa succede quando tocchi un pollo? Cioè, cos'era quella roba lì? No. Non credo che le piacerebbe. No, era giusto per capire che cosa possiamo fare. Non credo che le piacerebbe. Beh, magari io sono gomma, tu sei colla, visto che l'ho tirato e sembrava non gommoso. Non credo che le piacerebbe. No. Nico, buongiorno signor Gattone. Posso chiedere un augurio per domani, che avrò sostenuto due esami, ma tantissimi auguri a lei. Grazie. Dark, se ci ho già provato ad utilizzare il guanto con quell'attore proprio per via del dialogo sulle mani, non è servito una sega. Ah, aspetta, però se io faccio così, allora in teoria mi dà una gomma da masticare. Perché io non li avevo visti come soldi prima. Nice. Ok, adesso con l'intero pacchetto di gomme, a chi le posso dare le gomme? Allo scheletro, che non c'è una fava da fare? Yes! Cosa stai facendo lassù? Io mi elevo come testimonianza! Ti elevi? Pensano come testimonianza del potere del male che un giorno rivendicherà la vittoria sulla terra. No, ma il problema in realtà non mi sembra di... di perdermi le cose, è che semplicemente fino adesso ci sono stati solo dialoghi. Il gioco è iniziato ora, adesso sto esplorando. Io non sono mai noiosi, un giorno tutti lo sapranno. Va bene. Ti sto cercando di imbrogliare, mi annoia a morte. In senso figurato, si intende. Sembri irrequieto. Oh, non saprei, non molta gente ama venire in questa palude. Cosa ti piacerebbe fare? Ho voglia di mescolarmi con le genti inferiori, terrorizzarle e provocare dolore e miseria. Wow. Ciò ti farebbe felice? Sì, sarei felice in un modo oscuro e demoniaco. Mi piacerebbe fare due chiacchiere, ma devo andare. Ok. Adesso... Non sono sicuro di volermelo portare dietro, è piuttosto irritante. Non è servito a molto in realtà dargli chewing gum, perché non gliene posso dare una ancora. Prima volta è divertente. La prima volta è divertente. Vediamo così. Questo è un trick che puoi fare un po' con tutti. Sono Musferatu, la demoniaca mucca Jersey. Cos'è? Oh, Musferatu, io sono Murray. Liberami e sarò per sempre il tuo fedele servitore dell'oltretomba. Ah, beccato. Tu. E quindi? Non sono sicuro di volermelo portare dietro. Ehi, Murray, te lo ricordi questo? Apprezzerei molto se potessi riaverlo indietro. E cosa te ne faresti, visto che non hai la spalla? No, lascia perdere. Prova... Non voglio pungerlo. Volevo fargli scoppiare l'affare. A che è servito dargli la gomma gomma? Non lo so, vabbè. Molto meglio il cartografo. Vabbè, il cartografo che piange, figa inascoltabile. Allora, vediamo se con lui posso fare qualcosa. Perché devo dargli un pacchetto di gomme? No. Però posso provare a fare il ventriloquo, visto che si può fare con tutti. Vediamo un po'. Ehi, gente, sono un piccolo squallido imbroglione. Mamma mia. Ehi! Non è servito una sega. Posso sporcare di rosso il guanto? Il guanto non funzionerà così. Come? Lo infango allora, tiè. Il guanto non funzionerà così. È che qua non mi lascia il tempo di parlare. La prenotazione? No.
Niente biglietto, eh? Va bene, va bene, me ne vado. Torniamo dai barbieri di Siviglia. Ragazzi, sto vedendo i kick, non mi dite niente, per favore, non so niente del gioco, non voglio consigli diretti. Se qualcuno ha qualche ipotesi ma non l'ha giocato, ok, non datemi dei consigli. Non mi va, sono vegetariano. E quindi? Devo distrarre quel pirata lì. Ma mi sono già lavato i denti. Non credo che gli piacerebbe. Potrei usarlo per come prolunga per il braccio. Non posso usare il braccio con quello. Non so se il braccio diventerà poi una prolunga del mio o che. Il guanto. Magari non suo. Credo che gli piacerebbe. Non credo che gli piacerebbe. Lo sfida probabilmente. Ok. Questa è una sfida. Sì, ma non ho imparato altri insulti. Scegli l'arma. Cosa cambia? Prendo questa. Ma è una cascata diversa. Non è vero. Ma prendo questa. Scelgo questa pistola. Se ti batto, ti unirai alla mia ciurma? Le possibilità. Ma se lo batto muore. Infinitesime. Che accetto la scommessa. Ho capito. Ho provato ancora una volta di essere il più grande tiratore del mondo. Ho capito, ma aspetta. Forse ho sbagliato pistola. No, sicuramente c'era qualcosa sotto. Ma il fatto che lui ha citato. Non hai ancora iniziato a svergognarmi. Di nuovo all'arena dell'onore. Allora. Scegli l'arma. Grande. C'è un mitra qui dietro. Grande. Grandioso. Magari posso citare. Non ha bisogno di gomme. No, infatti. Questo è grandioso. Prendo quello grandioso. Ma lui fa il mago. Ho vinto di nuovo. C'è qualcosa che mi sfugge. Muovi quel mouse lentamente. Ma porca vacca. Non hai ancora iniziato a svergognarmi. Sì. Di nuovo all'arena dell'onore. Allora. Sì. Scegli l'arma. Cosa mi sono perso? Pistola. Coperchio della scatola. Mi segna solo questo, ok. E che cazzo ho capito facendo così, scusami. Porta banjo. Scelgo il banjo. Accetto. Davvero? Ah, chiudendo il coperchio potevo. Ah, ma abbiamo entrambi il Come? Dueling banjo? Grazie duo per i 2 mesi. Che io in realtà il banjo l'avevo visto lo stesso, anche senza dover chiudere la scatola. Aspetta, fermo. L'ultima nota era sbagliata. Ho capito. Ho vinto. Orca Yuhu! Miseria, ok. Sì. Devo ricordarmi le sue corde. Sono troppo bravo. E quanto se la mena. Non sa vincere. Vuoi riprovare? Sì. Certo, aspetta. Sto iniziando a scaldarmi. Orca miseria, ok. Cinque. Uno.
5. 1. Quattro. Quattro. Due. Quattro. Quattro, quattro, due, quattro, due. Più 1 4 2 1 4 2 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 2 2 1 Adesso due volte due. Got the roses. Sei in gamba, figliolo. Vediamo se batti questo. Merda. Sì. Non lo batterò mai. È diventato elettrico. Gli sparo? Dire. No, scusami, l'hai rimessa giù? Ah, non posso usare. Ok, adesso gli sparo. Sì. Non puoi esserne sicuro. Quel colpo può essere partito dalla collinetta. Come? Di tutte le bugie di bassa lega. Come? Non ne ho mai sentita una così. Che cazzo vuol dire quella cazzata? Scusami. Sei un pirata, dopo tutto. Eh beh, va bene. Ma come? Va bene, a caso. Grande. Certo. Faccio le valigie e sono pronto. Gentilissimo. Sì, figuri, ci mancherebbe. Mi servono altri due marinai nella ciurma. Vabbè. Allora, lui voleva il tesoro, ma lui non voleva una sega, scusami. Scusami, ma... Aspetta il tuo turno. No. Allora, lui voleva il tesoro. Ok, vediamo di qua. Ma dove è andato? Volevo tornare nel promontorio. Ah, di qua era. Ok. No, 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 c'è una fava. Non è rimasto per terra neanche quello che pensavo fosse rimasto. Buongiorno. Al segnale acustico, l'ora esatta caraibica sarà 11, 40, 7, 7 e 40, 9 secondi. Non puoi entrare nel fortino? No, non posso entrare nel fortino perché mi serve questa cosa qua. Non può essere definita. Non so perché. No, grazie, signore. La gomma da non credo che gli piacerebbe. Dopo noi. Sto fuoco a tutto? Non voglio bruciacchiarlo con questo tizzone. No, non la torre, non la torre, l'albero. Non credo che gli piacerebbe. Oh, Giulietta, magari scappano con questo tizzone.
Niente, scusami. Mi serve quest'asse. Pochi cazzi. Temo che abbiano cambiato il finale di Giulietta e Romeo. Ma ha dormito? Credo che lo lascerò studiare la sua parte. Ma sta dormendo? È semplicemente nauseante. Non ho bisogno di un asse per camminare. Invece sì. E dove lo metto? È il balcone di Giulietta. Oh, Romeo. Vediamo. Ok. Poi nel latto. Quando ha preso sonno quello lì? Dopo noi. Ma questo non lo so fare. Prima volta è divertente. Nella scena successiva, io. Ah, aspetta, forse lo sveglio così? Non voglio forare questi bei palloni. Scusami. Però l'avrei svegliato. Non credo che gli piacerebbe. Non posso usare un pallone così. Dopodiché. No, non è una catapulta. Lui non è posato sopra. Corona finta. È attaccato al baule. Sì, hai ragione. Scusami. Dall'odore sembrerebbe che qualcosa stia bruciando. Santo cielo, non l'avevo visto. Di scarto del 600. Ok. Aspetta un attimo. Qualcuno ha scimmieggiato attorno a questi controlli. Per farli funzionare ho bisogno di leggere le istruzioni. Non avevo visto che c'era un di sopra. Porca vacca, sì, ho capito. Guybrush, quanto sei lento. Le istruzioni, mi ha detto. Cappello magico, barba finta, adesivo di Blood Island. Fammi vedere se il baule si apre. Dopo che abbiamo fatto. Sembra troppo pesante da trascinare. Ma se vado a cazzo, scusami, bottone. Per farli funzionare ho bisogno di leggere le istruzioni. Niente. Le istruzioni. Che dubito siano scritte qui, giusto? È una copia di pirateria, lo stile LeChuck. Infatti. Non ci arriva. Dovrai credermi. Non ho bisogno di questa roba. Sì. Sì. Il bastone del cappello già fatto. Già fatto tutto, questa chissà non so. Non voglio toccarlo, suda come una fontana. Che schifo. Non credo che gli piacerebbe. Non me l'ha annullato nella scena successiva, io. Non credo che gli piacerebbe. Quanto l'ho preso da questa tasca qua? Che non ha altro però, mi sa. Sembrerebbe un bel cappotto con giusto qualche scaglietta di sgradevole forfora. La parrucca non la vuole prendere. Il fatto che ogni volta che torno di là aumenti la quantità di polli mi dà da pensare. Si può prendere la forfora? Ok. Una volta che i dialoghi sono partiti, qua è tutta un'altra questione, molto ficcantissimo tutto. Ma che naso da Pinocchio. Vai. E i polli sono diversi da prima. 1, 2, 3. Prima non erano appollaiati anche questo. Scusami, fammi vedere. Che magari sono pazzo. I polli cambiano posizione. Ma ci interessa questa cosa? Se mischio la gomma e la colla? Io sono gomma, non tu posso sei colla? Incollarlo. Scusami. Mi è venuto così. Ai polli piace cambiare. Cambia il numero di polli? Probabilmente sì. Però in che modo mi è utile questa cosa? Non mi interessa. Misteriosa.
ai denti. Non credo che le piacerebbe. Non credo che le piacerebbe. Lascia stare i poveri polli. Qui ce ne sono un botto. Però cambiano i polli. Adesso vado e torno. Guarda, ce ne sono molti meno. No, non è vero, è rimasto invariato qui. Qui ce n'è un'infinità, effettivamente. Non sono cambiati stavolta. Ok. Non stiamo andando benissimo su questo. Sono molto lento, purtroppo. Ci riprovo. La prima volta è divertente. Hai ragione anche tu. Magari ti adesso una gomma? Se stai tentando di corrompermi, non funzionerà. E se invece ti do dei soldi? Se stai tentando di corrompermi, non funzionerà. No. No, allora mi serve l'olio da frittura, il carrello e i teli. Però tutte queste cose non le posso avere. No, non ho chiesto il prezzo della rapa e la chat. Se avete rape sopra i 500, fatemelo sapere. Lì non posso andare. Sì, qui c'è una nave nella mappa. Non ci posso andare, però, naturalmente. Credo che la risposta sia nel barbiere per ora, perché è l'unico posto dove posso parlare con qualcuno. Però lui vuole il tesoro e io non ho tesori, a meno che questo braccio non gli possa andare bene, ma non credo. No, infatti neanche secondo me. Non credo che gli piacerebbe. Ci avevo provato con questi? Ah, ecco. Fammi più calvo di là con la grande. Ok, vedi. Aspetta, vediamo. Ogni desiderio è un... Ah, ecco dove mi ero perso. Ta-da! Ok. Ah no, era solo... Cani rabbiosi liberi, uscite subito! Non sento nulla. Grazie Luca per la sub. Cani rabbiosi sciolti. È proprio quello che ti vogliono far pensare. Complottismo. C'è un maniaco con un'ascia alla porta, scappate! Potresti offrirti in sacrificio, così noi ci possiamo salvare. Perché? Perché non vuoi unirti alla mia ciurma? Non servo nessun uomo, né ragazzo. Ehi, aspetta un momento! Se esiste un tesoro da trovare, io sarò l'uomo che lo troverà. E sarò assolutamente affascinante mentre lo farò. Non fraintendermi, i capelli grigi ti donano. Volevo uscire dal dialogo. Voglio dire, sicuramente bisognerebbe, ma non devo preoccuparmene per un po'. Mi sembri occupato, torno più tardi. Perché quando appoggia il coso, io in teoria glielo posso ciulare, ma se ne rende conto subito lui. Giù le zampe da quel pettineo, ti taglio il codino, ladro! Ok, il libro da ventriloquo non credo che gli piacerebbe. No, su di lui l'ho già usato. Ah no, lo rifà. Fammi quel look da messicano calvo, per favore. Aio, capitano Nottingham. No, fermo, tada. Ma non voglio usare la voce così. Lo fa solo quando appoggia il coso. Aio, capitano Nottingham! No, fermo! Tada! Tada! Ma non voglio usare la voce così. Dovrei chiudere il libro. Aspetterò il film. No, il fermacarte. Tieni le tue manasce. Però lui me lo impedisce. Non posso incollarlo. Aspetta, magari la colla sul... L'etichetta sulla bottiglia dice: la pasta non aderisce a dentiere, capelli o palle di cannone. Dannazione.
Ho capito, ma è... L'etichetta sulla bottiglia dice: la pasta non aderisce a dentiere, capelli o palle. Questo pettine sembra ricavato da una mandibola e questa gomma non si attacca al lavoro del tuo dentista. Non so che cazzo usarci io col pettine, effettivamente. Non posso usare il braccio con quello. No. Non ho niente da dire. No, no, no. Vaso di pettini. Non posso incollarlo. Non so, mi fermo. Mi fermo e mi fermo. Ecco qua. Salvo. No, F1, scusate. Ragazzi, io continuo a dirvi che sono blind, non ho letto nessun messaggio, ho visto tanti kick, tante robe. Boni, per favore, non so niente. Autosave. Ah beh, c'è anche l'autosave. Posso fare uno nuovo? Cazzi. Ok. Grazie a Jack per i 14 mesi. Che figo che suona in game la campana. Particolare. Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, noi ci vediamo stasera con... che cazzo è che volevo iniziare? Anna. Stasera iniziamo questa fantomatica Anna. Poi vediamo. E basta così. Grazie mille per donazioni super sub, come sempre. Rinnovate sempre i vostri abbonamenti. Raidiamo i termosifoni e gli diciamo: che giorno è oggi? Così, giusto per... Va bene, ragazzi, a stasera. Ciao belli.